Allora, buongiorno, mi presento, io sono Ervin Bano, avvocato presso Tonucci & Partners Albania. Siamo lieti di darvi il benvenuto a questo webinar organizzato dal nostro studio legale Tonucci & Partners con il patrocinio di Confindustria Albania e in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Tirana e il Governo della Repubblica d'Albania. Un benvenuto speciale al dottor Alberto Petrangeli, vice ambasciatore, al dottor Sergio Fontana, presidente di Confindustria, e alla dottoressa Belinda Economi, vice ministro delle Finanze e Economia, che ci onorano con la loro partecipazione. Questo webinar è dedicato alle nuove opportunità di investimento in Albania, create a seguito della recente entrata in vigore della nuova normativa intitolata sui mercati finanziari basati sulla tecnologia dei registri distribuiti, la cosiddetta FinToken Act, che riguarda nello specifico l'applicazione della tecnologia blockchain e dei registri distribuiti ai servizi e mercati finanziari. Il convegno è suddiviso in due parti, una prima parte di indirizzi di saluto da parte dei rappresentanti delle istituzioni presenti e una seconda parte tecnica con interventi da parte di alcuni tra i più conosciuti esperti nazionali ed internazionali. Al termine del webinar sarà presentato anche il nuovo desk di Tonucci & Partners Albania, dedicato alla Blockchain and Distributed Ledger. A questo punto, senza perdere ulteriore tempo, lascio la parola al dottor Sergio Fontana, presidente di Confindustria Albania. Presidente? Buongiorno a tutti, saluto tutti i partecipanti, siamo felicissimi di iniziare le nostre attività anche da remoto, di continuare queste attività che stiamo facendo da remoto, ma siamo felicissimi che si parli di futuro, di attività che possono essere messe in piedi quando sarà sconfitta questa pandemia. Abbiamo due criticità, una criticità legata alla pandemia, alle difficoltà che abbiamo, che non dipende da noi, quindi speriamo che vada nel miglior modo possibile. Noi potremmo essere soltanto attenti, utilizzare i dispositivi di sicurezza, le mascherine, poi la distanza. Potremmo fare soltanto questo e aspettare che questa cosa qui passi, ma poi dopo ci sarà la crisi economica. La crisi economica a cui dovremo far fronte a livello mondiale e globale. Potremmo affrontarla puntando su innovazione, su ricerca, puntando sulle attività legate agli argomenti di cui parliamo oggi, criptovalute e blockchain, nuove opportunità di investimento in Albania. Mi piace moltissimo la parola nuova opportunità perché Adriano Olivetti diceva, una frase di Adriano Olivetti era: in me non c'è chi futuro, dobbiamo guardare al futuro in maniera positiva, puntando sulle realtà che sono in grado di creare nuovi posti di lavoro e nuove opportunità. Avremo un periodo, ricorderemo nella storia, un periodo pre-Covid e post-Covid. Post-Covid parlerà di nuove tecnologie, parlerà di blockchain, parlerà di nuove professionalità e io sono sicuro che l'Albania, forse sotto questo aspetto, può essere anche agevolata rispetto all'Italia o rispetto ai paesi tradizionali, perché c'è una popolazione che è già molto propensa all'utilizzo della tecnologia informatica, delle nuove opportunità che vengono messe a disposizione. Questa, io dico sempre una frase, ripeto una frase di Seneca che diceva che la fortuna non esiste, esiste il momento in cui il talento incontra l'opportunità. Il talento il capitale umano, il popolo albanese, le possibilità che ci sono in Albania, l'opportunità è quella che avremo oggi, perché oggi questo webinar, come tutti quelli organizzati dallo studio Tonucci & Partners, è di elevatissimo livello, lo vedrete dai relatori, alcuni li conosco personalmente, sono veramente di altissimo livello e io veramente penso che la blockchain possa essere un'opportunità per l'Albania, perché l'Albania diventi capofila nell'applicazione delle nuove tecnologie.
Noi in Italia abbiamo qualche difficoltà e a volte siamo presi dalla troppa burocrazia, abbiamo tutta una serie di difficoltà tali per cui questa nuova tecnologia secondo me potrebbe essere messa a terra in maniera veramente molto molto rapida e molto veloce proprio in Albania. Io non voglio levare spazio ai relatori perché sono veramente convinto dell'importanza di questo convegno, ma dobbiamo puntare sullo sviluppo dell'Albania e dell'Italia puntando sulle politiche attive del lavoro. Se faremo questo, se puntiamo sul lavoro, se puntiamo sull'innovazione, ce la faremo. Va benissimo l'assistenzialismo in un momento di emergenza, ma dobbiamo puntare tutto sulle politiche attive del lavoro. Dobbiamo ripartire dai fondamenti, da quello che ci dice la nostra Costituzione, la Costituzione italiana, che dice dall'articolo 1 che l'Italia è una repubblica democratica fondata non sull'assistenzialismo, non sul reddito di cittadinanza, fondata sul lavoro. Se puntiamo sul lavoro, sulle nuove tecnologie, sulla blockchain, sulle criptovalute, sulle opportunità di utilizzare al meglio questa tecnologia, riusciremo a guardare in maniera serena al futuro. Chiudo il mio intervento facendovi l'augurio più bello che possa fare un presidente di Confindustria. Vi auguro buon lavoro e saluto il mio amico Mario Tonucci, lui per tutti quanti, che mi fa l'onore di essere vicepresidente vicario di Confindustria Albania, e saluto tutti i relatori, tutte le persone che mi succederanno. Un abbraccio a tutti e buon lavoro, e spero di abbracciarvi presto fisicamente, perché mi manca l'Albania e da un po' di tempo che non vengo in Albania per i problemi del Covid, e mi auguro di vedervi presto. Un abbraccio a tutti e buon lavoro. Grazie Presidente Fontana. Adesso una modifica dell'ultimo momento. Do il benvenuto innanzitutto al Vice Ministro Vasilì Gaviero, perché parteciperà a questo convegno, non la dottoressa Belinda Economi, e passo subito la parola alla dottoressa Viero, Vice Ministro delle Finanze e Economia. Sonia Viero, fiala per io. Question data, mëngjes të gjithve, të nderuar pjesëmarrës. Është shumë e rëndësishme në fakt që në kohë që ne po kalojmë me krizat me të cilat po përballemi, të mund të gjejmë hapësirë dhe të flasim për teknologji dhe sigurisht për një digj të ri i cili është miratuar në fund të muajit korrik dhe ka të bëjë me regjistrat të shpërndarës. Pikërisht teknologjia e këtyre regjistrave konsiderohet dhe për qeverinë shqiptare, për vendin tonë, si me përfitime potencialisht të mëdha për ekonominë e vendit. Tashmë Shqipëria ka përgatitur një kornizë ligjore lidhur me aktivet virtuale. Më përpara nuk ka pasur ligje të cilat i parashikonin rregullimin, ndalimin apo dhe penalitetet lidhur me aktivet virtuale dhe shërbimet e lidhura me to. Dhe pikërisht për e kishim miratuar në Kuvend, që shëruar dhe me një sër ligje të tjera për mund përmend ato për tregjet e kapitalit, rregullon të gjithë infrastrukturën mbi bazë në cilave do të funksionojë dhe teknologjia e regjistrave të shpërndar, duke saktësuar për herë të parë kushtet për licencim, ushtrimin e aktivitetit të operatorëve, kushtet për emetimin e tokëve digital, monedave virtuale dhe njëkohësisht autorizimin nga të gjitha strukturat apo institucionet kompetente. Ofrues të shërbimeve dhe mbi të gjitha dhe parandalimin e atyre praktikave abuzive në treg për të cilat parashikohen dhe penalitete. Ky ligj sigurisht që krijon avantazhe ekonomike të rëndësishme për përdorimin e teknologjisë regjistrave për vendin tonë, dhe emetimi i rregulluar sipas këtij ligji të tokenave digital, monedave virtuale, tokenave digital të titujve krijon premisa për sigurimin dhe një burim alternativ për hapjen e bizneseve të reja dhe kryesisht bizneseve inovatore. Që unë do doja t'ju dhe në emër të Ministrës Financave t'ju falenderoj pikërisht për këtë iniciativë dhe për këtë webinar, i cili në kushtet e pandemisë sigurisht që është edhe një nga
un sit molto mio rapport presentuar per Heart Park Experience slash para per Shqiprin por edhe për shumë vende të tjera të rajonit. Ju uroj një ditë sa më të mbarë dhe sa më të frutshme të këtij webinari dhe sigurisht kalendari edhe një herë për të gjithë këta angazhim për prezantimin për herë të parë të këtyre nocioneve të cilat janë të reja dhe panjohura për publikun. Faleminderit dhe punë të mbarë. Faleminderit zonja Zonja Ministra Viero, grazie al Vice Ministro Viero per il suo intervento. Adesso passerei la parola al dottor Alberto Petrangeli, vice ambasciatore dell'ambasciata d'Italia a Tirana. Vice ambasciatore. Sì, grazie molte. E ora innanzitutto appunto fare i complimenti alla signora Vice Ministro e al Ministero delle Finanze per l'approvazione di questo provvedimento legislativo, pur senza entrare nel merito perché non è questo il mio compito, e naturalmente ringraziare lo studio Tonucci per questa tempestiva organizzazione di questo webinar e Confindustria Albania naturalmente, e anche lo studio Consul Cesi che so ha assistito il Ministero delle Finanze in questa attività di drafting legislativo. E, diciamo, l'approvazione di questa legge in Albania è molto tempestiva perché, come sappiamo, anche a livello europeo c'è un progetto di regolamento che ora è in fase di consultazione, quindi direi che l'Albania ha battuto anche l'Unione Europea nella regolamentazione di questo settore, che è un settore che ha grandissime potenzialità e, come sappiamo, si è sviluppato, insomma, a partire dalla fine degli anni 2000, insomma dal 2009-2010, e che sicuramente offre e può offrire grandi opportunità di investimento all'Albania, ma anche, diciamo, all'Unione Europea e al resto del mondo. E è importante, questo settore, diciamo, si sviluppa grazie ad Internet, e quindi vediamo la transizione da sistemi, diciamo, gerarchizzati a sistemi a rete, e quindi anche questo è un segno dei tempi in cui si abbandona o si tende ad abbandonare il sistema gerarchizzato, quindi con un ente regolatore centrale, verso sistemi che si autoregolano a livello della rete. Però è necessario naturalmente che vi siano dei controlli, soprattutto a tutela dei consumatori e per evitare che questi sistemi vengano utilizzati in modo inappropriato e quindi per commettere reati o per nascondere i proventi di reati. Per questo penso sia particolarmente importante il seminario di stamattina e diciamo il provvedimento legislativo adottato qui in Albania. Quindi auguro buon lavoro a tutti e sono anch'io ansioso di sapere di più sulla legge adottata recentemente. Grazie. Grazie dottor Petrangeli. A questo punto, al termine di questa parte di indirizzi di saluto, passerei immediatamente alla seconda parte tecnica con una mia breve esposizione della nuova normativa albanese in materia di crypto asset e tecnologie basate sui registri distribuiti. Allora, a partire dal 1 settembre 2020, con l'entrata in vigore della nuova legge numero 66 del 2020 sui mercati finanziari basati sulla tecnologia dei registri distribuiti, la cosiddetta FinTokenR, l'Albania diventa uno dei primi paesi europei ad avere una normativa organica sulle tecnologie dei registri distribuiti della blockchain e criptovalute. L'obiettivo principale del FinTokenR è creare vantaggi economici per il paese dall'uso della tecnologia DLT, garantendo la massima protezione degli investitori tramite regole chiare e complessive. In linea generale, il nuovo FinTokenR Act regola l'emissione dei token digitali e o valute virtuali, le procedure e condizioni per il rilascio delle licenze, il monitoraggio e supervisione delle persone giuridiche che esercitano l'attività di distribuzione
commercio e custodia di token digitali e o valute virtuali, l'attività di digital token agent, l'attività di innovative service provider e società di investimento collettivo automatizzata. In particolare, il FinToken Act regola i vari tipi di licenze necessarie per l'esercizio delle attività previste e le competenze delle autorità preposte per il monitoraggio e supervisione delle persone giuridiche munite di licenza. Le autorità preposte sono individuate nell'autorità di vigilanza dei mercati finanziari, di cui oggi non c'è il rappresentante, e l'autorità per l'innovazione tecnologica, definite come AFSA e NICE. Sono previste le seguenti licenze: licenza di Centralized and Decentralized Token Exchange, DLT, rilasciata in collaborazione tra le autorità preposte AFSA e NICE per operare come borsa DLT, questa suddivisa in tre categorie. La categoria A permette di trattare token digitali di servizio e o token digitali di pagamento e o token digitali di assetti, come da specifiche definizioni che vengono previste nella FinToken Act. È prevista la categoria B, che permette di trattare denaro fiat e o valori virtuali con token digitali di servizio, pagamento e assetti. Ovviamente oltre la categoria B include tutte le altre attività che possono essere svolte in base alla licenza di categoria A. La categoria C permette di trattare token digitali di titoli oltre alle attività previste per la categoria B. Nelle borse DLT, centralizzate o decentralizzate a seconda delle misure di sicurezza tecnologiche applicate, può essere svolta anche l'attività di merging trading, come da definizione che ovviamente viene prevista nella FinToken Act. Altre licenze previste nella FinToken Act sono la licenza di Digital Token Agent, rilasciata dall'AFSA per l'esercizio di attività di assistenza e consulenza per gli investitori sui profili finanziari, licenza di Innovative Service Provider, rilasciata dal NICE per l'attività di fornitura di servizi innovativi a supporto degli investitori con riferimento ai profili tecnologici, licenza di custode di portafoglio di terze parti, rilasciata in collaborazione tra AFSA e NICE, e la licenza di società di investimento collettivo automatizzata, rilasciata dal NICE. In generale, per norme che valgono per tutti i tipi di licenze, per l'ottenimento di licenza ai sensi della FinToken Act, il soggetto giuridico di diritto albanese deve essere autorizzato nella forma di società per azioni, avere un capitale sociale minimo, come da specifiche previsioni di FinToken Act, ed adempiere le condizioni generali, oltre alle condizioni speciali relative alla licenza specifica. Le procedure di licenziamento devono essere definite dalle autorità preposte entro un termine di 60 giorni di calendario, dal momento della presentazione di richiesta completa e documentazione di supporto. Le licenze sono valide dal giorno dell'approvazione da parte dell'autorità preposta per un termine indefinito nel tempo, ovviamente salvo revoca o rinuncia. La licenza, importante, non potrà essere trasferita ai terzi senza la preliminare e scritta approvazione dell'autorità preposta. Tra gli obblighi generali del titolare di licenza evidenziamo l'obbligo di pagamento delle tariffe annuali a favore di AFSA e NICE come da competenza, l'obbligo di esercitare l'attività nel rispetto della normativa antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo e l'obbligo di evitare eventuali conflitti di interessi. Una volta munito di licenza, il titolare deve essere registrato nell'apposito registro pubblico come da competenza. Vengono previsti per diversi tipi di licenza, vengono previsti specifici registri pubblici.
dove il titolare deve essere registrato ai fini dell'esercizio dell'attività, cioè una condizione specifica oltre alla licenza per esercitare l'attività, questa registrazione ai registri pubblici. Ai sensi del capitolo 4 della FinToken Act è prevista una regolamentazione specifica per le offerte di token digitali e o valute virtuali di emittenti registrati in Albania, creando le premesse per fornire una fonte alternativa di finanziamento per le nuove imprese, in particolare quelle aziende che troverebbero difficoltà a raccogliere capitali attraverso modalità di finanziamento tradizionali. Sono regolate dalla FinToken Act le offerte di token digitali di titoli, le cosiddette STO, Securities Token Offering, e le offerte iniziali di token digitali e o valute virtuali, le cosiddette ICO, Initial Coin Offering. Rileviamo che le STO di importo complessivo della emissione prevista minore di 1 milione di euro sono esentate dall'obbligo di pubblicare un prospetto completo, mentre nel caso di ICO è stato previsto l'obbligo a pubblicare una relazione di presentazione dell'offerta, la cosiddetta white paper, quando l'importo complessivo della emissione prevista è superiore ai 8 milioni di euro. L'emittente, tramite l'agente TD, Token Digital, deve presentare presso AFSA la richiesta di autorizzazione delle offerte STO e ICO. Il termine di risposta da parte di AFSA è di 60 giorni dal momento della presentazione della richiesta. Di particolare importanza sono anche le regole specifiche disposte per prevenire gli abusi di mercato e le condotte illecite di alterazione e manipolazione dei mercati. In particolare evidenziamo le regole sugli obblighi di presentazione di denuncia, sulla qualifica di informazioni privilegiate e le regole per sanzionare l'illecita disclosure di informazioni privilegiate. Le sanzioni previste sono rappresentate da multe e misure amministrative di sospensione o revoca delle licenze, così come da misure previste, da misure previste dal codice penale albanese e da altre normative statali nel caso di violazioni che costituiscono reato. Infine, la FinToken Act dispone espressamente che le persone fisiche e giuridiche che esercitano le attività ai sensi della predetta legge sono soggette al sistema fiscale in vigore nella Repubblica d'Albania. In merito, rileviamo che l'Albania propone un regime fiscale piuttosto favorevole, con l'imposta sull'utile fino ad un massimo del 15%, mentre nel settore di produzione e sviluppo di software l'imposta sull'utile è pari al 5%, il reddito di capitale è tassato all'8%, l'IVA è al 20%, 6% in particolari settori. Considerato che per l'esercizio delle attività soggette alla FinToken Act, il soggetto giuridico di diritto albanese deve essere organizzato nella forma di società per azioni, facciamo un cenno con alcune informazioni generali sulla registrazione delle società per azioni. In particolare rileviamo che per la costituzione in Albania di una società per azioni sarà necessario redigere l'atto costitutivo e lo statuto con allegato la documentazione come prevista dalla legge per il Centro Nazionale di Registrazione, successivamente modificata. La procedura di registrazione è abbastanza veloce, procedura di registrazione presso il Centro Nazionale per le Imprese, si perfeziona entro un termine di circa 2 giorni. Al termine di questa procedura la società sarà munita del NUIS, numero unico di identificazione, o meglio la partita IVA, che permette al soggetto giuridico di operare nel,
nel mercato albanese. Ovviamente da qui nascono anche, da qui possono iniziare anche tutte le procedure per il licenziamento ai sensi della Fit Token Act e successiva registrazione nei registri pubblici. Io avrei finito questa mia breve presentazione. Della Fin Token Act. Adesso, come da programma, proseguirei. Alessandro Del Mino, esperto in Information and Communication Technology, IP e Data Protection. Professore? Buongiorno a tutti, scusatemi intanto Daniel, se puoi eliminare l'audio che si sovrappone della traduzione e se puoi abilitarmi la funzione di condivisione dello schermo, perché io utilizzerò per il mio intervento delle slide. Ok Alessandro, allora un attimo soltanto che ti metto come relatore. Okay. E scusate un attimo se vi interrompo, è collegata Laura Baci come interprete. Buongiorno a tutti. Ok, buongiorno. Quindi essendo diciamo la traduzione real time, possiamo soltanto lasciare ad entrambi Laura nel microfono sempre aperto, e quindi se o facciamo un riassunto o Laura fa un riassunto finale, o se no dovete parlare un attimino più piano in modo che Laura possa tradurre. Non abbiamo la scelta della lingua real time. La questione che chiedevo io è se si sovrappone la mia voce alla sua, perché nella sua fase finale di traduzione si sovrapponevano le voci di Erwin e della traduttrice, il che forse rende difficoltosa la comprensione. Non so, questo chiedevo. Sì, possiamo o nel mentre parli tu aspettiamo che Laura termina di tradurre, oppure facciamo tradurre al fine del tuo intervento, come preferisci. Non possiamo farlo... Io preferirei che non si sovrapponessero le voci, perché altrimenti diventa molto complicato capire. Forse è opportuno, non lo so, anche poi se mi devo fermare, diciamo, perdiamo più tempo. Quindi io preferirei che magari facessi un sunto finale di 5 minuti su quello che è il mio intervento, se siete d'accordo tutti. Ok, Laura. Chiedo se, prima di tutto, se c'è bisogno della traduzione italiano-albanese, perché se... i partecipanti non hanno bisogno, allora tradurrei solo albanese italiano, insomma. Se non è necessario, se comprendono, allora magari faccio un riassunto. Per me non c'è bisogno. Va bene, ok. Allora, se c'è qualcun altro, allora vabbè, se no poi facciamo un riassunto come volete, io sono a disposizione. Direi più che altro per cortesia istituzionale nei confronti del viceministro, che forse è l'unico dei partecipanti, o anche il rappresentante dell'autorità, che potrebbero non capire, quindi magari prevederei una piccola traduzione. Okay. Va bene, grazie mille. Allora, grazie a lei. Grazie. Se mi confermate che tutti quanti vedete lo schermo da me condiviso, io appunto di condivisione con voi vorrei parlare con riferimento ai rapporti che vedremo abbastanza critici tra la legge 66 e la normativa sulla protezione dei dati personali albanese. È una diciamo, criticità che non riguarda lacune redazionali della legge 66, ma riguarda in generale un problema che in tutto il mondo si sta affrontando, perlomeno in Europa, a livello di GDPR, nei rapporti tra tecnologia blockchain, dei registri distribuiti e tutela dei dati personali. Dicevo, si sta affrontando in tutta Europa anche con il GDPR, perché dovete considerare che ad esempio il GDPR è una normativa scritta nel 2012, quindi quando la tecnologia blockchain non era, e le sfide che pone alla normativa sulla protezione dei dati non erano ancora così sviluppati. Giustamente partirei da una minima comparazione tra quelle che sono le scelte definitorie del legislatore albanese
rapportate a quelle che sono le scelte definitorie del legislatore italiano, per capire come in Albania la problematica del rapporto tra blockchain e tutela dei dati personali è una normativa proprio per la scelta è una questione, scusate, proprio per la scelta definitoria abbastanza critica. E mi ricollego all'inizio della mia relazione anche a quanto ha detto come esigenza, ha segnalato il vice ambasciatore, dicendo che è importantissimo che l'Albania si ponga in maniera pionieristica su questo terreno, ma al tempo stesso è importante la tutela dei consumatori e ovviamente la tutela degli investitori e degli utenti passa anche attraverso un'adeguata protezione delle loro informazioni personali. Dicevo che se andiamo a leggere l'articolo 3 della legge 66, le definizioni che mi interessano ai fini di ciò che vorrei condividere con voi, e cioè la tecnologia dei registri distribuiti o DLT e gli smart contract, vedete come nella definizione che io vi ho riportato il legislatore albanese insiste sulla architettura, cioè è un sistema composto da un database decentralizzato in cui, guardate qui, subito i dati personali e le informazioni sono registrati in modo sicuro, convalidati consensualmente, condivisi, distribuiti in modo sincronizzato attraverso una rete di più nodi o con altri mezzi tecnici. Gli altri mezzi tecnici sono qualsiasi smart contract o qualsiasi software, è un'altra definizione della legge, impiegato per la progettazione, programmazione e messa a disposizione di servizi basati sui registri distribuiti. Se andiamo a vedere poi la definizione che il legislatore albanese sceglie di smart contract, vedete che la scelta è quella di indicare un accordo tecnologico intrinsecamente dipendente da o connesso ai registri distribuiti e che contiene un insieme di regole che si innescano, che innescano risposte predefinite corrispondenti a particolari contingenze. Diciamo che la definizione di contratto intelligente è sbagliata, perché il contratto non è affatto intelligente, si limita a dare una auto-esecuzione a regole che si applicano nel momento in cui si verifica l'accadimento di certe condizioni, quindi tutto è meno che intelligente. Se rapportiamo queste definizioni della legge 66 alle definizioni che per esempio esistono nell'ordinamento italiano delle stesse tecnologie, dello stesso smart contract, è l'articolo 8 ter del decreto 135 del 2018, vedrete che il legislatore italiano rispetto a quello albanese parla non tanto di database quanto di protocolli informatici e di tecnologie. E con riferimento allo smart contract la definizione è più simile, lì nella legislazione italiana si fa anche riferimento al valore giuridico che manca nella definizione della legge albanese, al valore giuridico degli smart contract come al valore di validazione temporale che uno smart contract determina. Allora andiamo a vedere, ad approfondire che rapporto c'è tra la FinToken Act e la legge 9887 del 2008 sulla protezione dei dati personali che vige in Albania. Intanto, se torniamo alla definizione con cui ho iniziato il mio intervento, cioè quella che insiste sull'essere la tecnologia DLT soprattutto un database decentralizzato, allora è ovvio che si pone un problema di coordinamento. Ecco, il problema si pone perché probabilmente un aspetto che può essere tra virgolette lacunoso della legge 66 o comunque una occasione mancata è quello che nella legge non si fa mai riferimento, neanche derelato per rinvio, alla normativa sulla protezione dei dati personali. Ora capisco che è molto complicato, perché se ci fosse stato un rinvio si sarebbero dovuti approfondire e affrontare i problemi di cui io vi parlerò in questo mio intervento, però la totale assenza del riferimento alla normativa sulla protezione dei dati, quando la tecnologia che costituisce il cuore di questo intervento normativo pionieristico è una tecnologia che si alimenta di informazioni e di dati, beh, perlomeno sorprende, soprattutto perché un conto è fare riferimento al GDPR che è del 2012 e ad oggi ancora non abbiamo normative di coordinamento, un conto è emanare ovviamente una normativa tra il 2019 e il 2020 con anche l'esperienza applicativa che viene dall'Europa e dal GDPR, ecco, poteva essere un'occasione per essere ancora più pionieristici ad affrontare il problema. Ma torniamo a quali sono le criticità e vediamo come si possono risolvere. Intanto, l'insistere la definizione sul database decentralizzato significa che perlomeno la tecnologia basata sui registri distribuiti, così intesa, va rapportata alla definizione di sistema di archiviazione che è contenuto all'articolo 3, punto numero 8 della legge albanese sulla protezione dei dati personali. Guardate la definizione: qualsiasi insieme strutturato di dati personali, anche decentralizzati su base funzionale o geografica. E allora, se consideriamo che l'articolo 4 della normativa sulla protezione dei dati
definisce l'ambito di applicabilità e recita: la presente legge si applica al trattamento dei dati personali e al trattamento con altri mezzi, come queste tecnologie, di dati personali archiviati in un sistema di archiviazione, quindi in un database decentralizzato, qual è la DLT nella legge 66, capiamo allora che il problema di coordinamento tra quello che è un database decentralizzato e la normativa che si applica ai sistemi di archiviazione è un problema che si pone rispetto a tante altre definizioni, per esempio la piattaforma DLT come definita dalla legge 66 all'articolo 3.29, ecco, impone un problema di coordinamento normativo e applicativo con la definizione di sistema di archiviazione che c'è nella legge sulla protezione dei dati. In questa slide evidenzio le quattro criticità fondamentali che, attenzione, no, non affrontiamo solo in Albania, affrontiamo in tutta Europa, in tutti quegli stati dove c'è tanto una normativa sulla blockchain quanto una normativa sulla protezione dei dati. Difficoltà di individuare i corretti ruoli di titolari e responsabili del trattamento. Difficoltà di capire quando su un nodo o su una catena il dato è effettivamente anonimo, il rispetto dei principi generali che la legge albanese fissa all'articolo 5, tra l'altro c'è una curiosa corrispondenza perché anche nel GDPR l'articolo 5 è l'articolo dedicato ai principi fondamentali sulla protezione dei dati e sul trattamento, così come l'articolo 6, tanto nella legge albanese quanto nel GDPR, è l'articolo dedicato alla base giuridica del trattamento. E poi la quarta criticità, che forse proprio nella prospettiva che indicava il vice ambasciatore di tutela degli utenti, è quella della difficoltà, spesso impossibilità, di esercitare particolari diritti, per esempio nella legge albanese, i diritti di accesso e di rettifica o cancellazione, come vedremo alla conclusione del mio intervento, è piuttosto complicato, non per la legge 66, ma per la tecnologia blockchain è difficile e complicato poterli esercitare. Andiamo rapidamente a vedere appunto queste criticità nel dettaglio, perché è difficile individuare, quando si parla di tecnologia basata sui registri distribuiti, il titolare del trattamento. Intanto partiamo dalla definizione che è abbastanza è identica in tutte le normative, anche in Albania: il titolare del trattamento indica la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia e qualsiasi altro ente che, o da solo o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali. La legge albanese si caratterizza perché la individuazione del titolare del trattamento fa soprattutto riferimento al potere che viene dato dalle leggi, il potere di decidere qualifica il titolare del trattamento, potere di decidere finalità del trattamento e mezzi del trattamento. Bene, se questo è il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento, comune a tutte le definizioni normative mondiali, direi, indica la persona fisica, giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che tratta i dati per conto del titolare, quindi il sistema della delega. E allora, alla luce di tutte le figure soggettive che nelle circa 80 definizioni dell'articolo 3 della legge 66 abbiamo, quanti soggetti e quindi qual è il problema di individuare e di assegnare la corretta titolarità o responsabilità del trattamento? Quante figure abbiamo? Io, diciamo, in queste due slide che seguono ne ho elencate, a partire dalle più generali di definizioni della legge 66, da persona fisica a persona giuridica, definizioni che possono declinarsi poi nello specifico. Ad esempio, una persona giuridica che fornisce servizi tecnologici innovativi è un fornitore di servizi innovativi. Una persona giuridica che dispone di una licenza digital token è un digital token agent. Ma se andiamo, e vi rinvio solo alla lettura perché non abbiamo tempo, a scorrere tutti i soggetti che intervengono in questo sistema normativo nuovo, le società di investimento, le società di gestione dei fondi, gli emittenti, il responsabile delle segnalazioni antiriciclaggio, le stesse autorità pubbliche che hanno un problema, per esempio un problema, hanno una necessità di titolarità del trattamento quando per esempio gestiscono i quattro registri pubblici dove ci si deve registrare. Anche le autorità pubbliche devono essere soggette alla legge sulla protezione dei dati e deve essere individuata quindi anche in capo a queste entità la corretta soggettività data protection. Se pensiamo poi, e qui è più facile individuare il responsabile del trattamento ai sensi della legge sulla protezione dei dati, se pensiamo ad alcune figure pure definite in questo articolo 3 della legge 66,
e premettiamo la definizione di wallet, di portafoglio, che è un programma software che archivia le chiavi private, quindi già ci spiega la legge e la tecnologia utilizzata, che è quella crittografica, e allora vediamo che ci sono tutta una serie di figure nella legge 66 che possono, qui è più facile, essere individuate come responsabili del trattamento perché trattano in nome e per conto di altri soggetti che evidentemente potranno essere qualificati come titolari. Quindi il custode del portafoglio digitale, cioè colui che tiene la chiave privata che serve a crittografare dell'utente, il fornitore di servizi di custodia di terze parti, oppure il fornitore di portafogli non di custodia, cioè colui che gestisce, amministra e detiene per conto dell'utente i token o le valute virtuali senza al tempo stesso detenere anche la chiave crittografica. Veniamo alla problematica di individuare in generale nella tecnologia blockchain il titolare del trattamento ai sensi delle applicabili normative sulla protezione dei dati personali, ivi inclusa quella albanese. Siccome la scelta è quella, ne parlava il dottor Fontana, della decentralizzazione, è ovvio che quando abbiamo a che fare con blockchain decentralizzate viene meno il rapporto e quindi la capacità di individuare tra titolare del trattamento e interessato, perché in un sistema distribuito collettivo non si sa dove individuare il punto dove si prende la decisione sulle finalità e sulle modalità del trattamento. E allora quali sono le possibili soluzioni di cui oggi si parla per individuare il titolare del trattamento nelle reti blockchain? Per alcuni sarebbe meglio non individuarlo, quindi per alcuni sarebbe meglio perseguire la strada della disapplicazione della normativa sulla protezione dei dati. Altri sostengono invece che per esempio i nodi, cioè il punto di collegamento tra un blocco e l'altro, ecco, il nodo potrebbe essere un centro di imputazione di titolarità. Ma alcuni dicono solo se lo si fa, versione e posizione numero due, in maniera professionale. Il problema lo abbiamo anche nei confronti degli smart contracts, perché lo smart contract vede nel titolare del trattamento quale figura, il publisher, cioè colui che lo pubblica, o l'utilizzatore finale, o tutti e due. Cioè chi ha il potere di prendere le decisioni sui mezzi e sulle finalità del trattamento. Come vedete è un dibattito, soprattutto tecnico, prima ancora che normativo, assolutamente aperto. Se applichiamo queste possibili teorie alla nostra legge 66, vedremo che per esempio, data la definizione di Innovative Technology Agreements, cioè gli smart contracts e qualsiasi software utilizzato nella progettazione, programmazione e implementazione di servizi di LT, data la definizione di servizi tecnologici innovativi, allora colui che sarebbe il publisher dello smart contract, cioè il fornitore di servizi tecnologici innovativi, ecco, allora è possibile che questa persona giuridica, questo provider, sia un titolare del trattamento quando pubblica lo smart contract? La domanda ovviamente è ancora in sospesa. Andiamo avanti rapidamente verso la conclusione e parliamo della seconda criticità, e cioè quanto un dato a fini di tutela può essere considerato anonimo su una catena blockchain. Il dato anonimo nella legge albanese sulla protezione dei dati, all'articolo 3.3, è definito qualsiasi dato che nella sua origine o durante il trattamento non può più essere associato a nessun individuo identificato o identificabili. Allora, quando è che il dato può essere realmente anonimo? In realtà, qual è la tecnica? Per esempio la legge 66 individua nella crittografia, tant'è vero parla di chiavi pubbliche e private, quindi in una particolare tipo di crittografia, la crittografia doppia chiave asimmetrica, che è tra le tecnologie più sicure, quella per tutelare il dato e quindi anche per anonimizzarlo, renderlo inintellegibile. Ma addirittura la questione se un dato possa essere realmente anonimo, ed è un dibattito aperto anche su questa tipologia crittografica, perché con il metodo della forza bruta potrebbe farsi il reverse engineering e andare anche a identificare l'interessato. Ecco, un dato è anonimo, ci si deve chiedere qual è il rischio di reversibilità, cioè come è possibile che dal processo di anonimizzazione si possa risalire all'interessato, e deve essere impossibile risalire, per quindi non ci deve essere alcun rischio di reversibilità per definire quel dato anonimo, e non ci deve essere alcun rischio di correlabilità, cioè la possibilità, a fronte anche di un dato anonimo o anonimizzato, di associarlo ad altre informazioni che consentano indirettamente l'identificazione del soggetto. In quel caso avremmo non più un dato anonimo ma un dato pseudonimo, che è un dato personale e dunque soggetto in tutto e per tutto alla normativa, mentre, come sappiamo, al dato anonimo la normativa sulla protezione dei dati non si applica.
Rispetto ai principi generali fissati dall'articolo 5 della legge albanese sulla protezione dei dati, in quale modo possiamo dire che questi vengono rispettati dallo svolgimento di attività attraverso tecnologia basata sui registri distribuiti? Prendiamo il principio di liceità del trattamento, che dice nell'articolo 5 che un trattamento è lecito se si fonda su una base giuridica idonea, che è quella individuata all'articolo 5. Questa base di legittimità del trattamento può essere l'adempimento di un contratto, può essere il consenso dell'utente che usa i servizi finanziari, può essere l'adempimento di un obbligo legale. Ma come vediamo, non solo nella legge albanese in rapporto alla legge 66, ma in generale, se scegliamo la base giuridica del consenso, a chi lo devo prestare se ho difficoltà a individuare il titolare del trattamento nell'ambito di una serie di nodi? Ma anche l'adempimento del contratto può essere una base giuridica difficile da implementare, perché soprattutto il fatto che io mi vincoli per esempio alla piattaforma DLT come previsto dalla legge 66 significa un'esecuzione di fatto di un contratto che in realtà come comportamento concludente non sarebbe giuridicamente valido. È più facile individuare la base giuridica, perché è più facile individuare il titolare del trattamento quando, ne parlava Erwin, abbiamo a che fare con la borsa DLT centralizzata, perché dove esiste un ente centralizzato che fissa le regole della blockchain è possibile individuare un titolare del trattamento ed è possibile individuare in quelle regole, o meglio nell'adempimento di quelle regole fissate in questo caso dalla borsa centralizzata, la base giuridica del trattamento dei dati. Ma poi, se vediamo, ci sono alcuni principi generali totalmente in contrasto con la tecnologia blockchain. Il principio generale di proporzionalità del trattamento, che impone di trattare dati adeguati e non eccedenti, o il principio di limitare il tempo in cui conservo i dati, è inapplicabile sulla catena blockchain, perché vale esattamente il contrario: il dato resta immutabile permanentemente sulla piattaforma e in barba alla proporzionalità del trattamento la massa dei dati da utilizzare è una massa rilevante, e soprattutto non c'è limite al tempo di conservazione, mentre la normativa albanese, come le altre normative, imporrebbero al titolare del trattamento di cancellare i dati una volta perseguita la finalità. Concludo sull'accesso e sulla cancellazione. L'altra macro criticità è quella per gli utenti, a fronte della tecnologia basata sui registri distribuiti, di esercitare con effettività alcuni diritti. Poniamo per esempio l'articolo 13 della legge albanese sul diritto di rettifica o cancellazione dei dati, che si pone in totale contrasto proprio con la modalità e con l'effettività di una catena blockchain, perché è impossibile cancellare i dati senza distruggere la catena blockchain in quanto tale, che si basa proprio sulla interconnessione dei vari blocchi. O prendiamo il diritto di accesso: accedere ai propri dati personali è impossibile per una serie di motivi, o perlomeno molto complicato da realizzare in pratica. Uno, perché non so chi è il titolare del trattamento a cui avanzare l'istanza prevista dall'articolo 12 della legge albanese. Due, perché se anche lo individuassi in un particolare nodo, quel titolare potrebbe non avere a disposizione, non sapere dove sono i dati personali che mi riguardano e ai quali chiedo di accedere. Così come, e questa è l'ultima mia considerazione, il diritto pure previsto dall'articolo 14 della legge albanese di non essere sottoposto ad una decisione completamente automatizzata è un diritto non realizzabile, perché proprio gli smart contracts, per esempio, si fondano su algoritmi che prevedono trattamenti completamente automatizzati, e proprio in questo risiede la loro efficacia. È ovvio che se dovessimo prevedere a livello regolatorio l'intervento umano in un ambito completamente automatizzato, perderebbe efficacia e quindi anche interesse per i mercati il sistema tecnologico medesimo. Vi ringrazio per l'attenzione e se ci sarà necessità di approfondire, ovviamente resto a disposizione. Grazie. Grazie professor Dellino. Posso permettermi un intervento, visto che si collega con quello dell'avvocato Dellino? Innanzitutto sono Maria Teresa Zucchelli di Consulcesi. Ovviamente questi temi sono assolutamente affascinanti e peraltro li abbiamo affrontati direttamente in un convegno organizzato proprio a Tirana l'anno scorso, in ottobre, all'interno della conferenza internazionale sulla privacy. E sicuramente ci sarebbe da parlare tantissimo, anzi invito il collega volentieri a confrontarci su questo tema, su cui peraltro abbiamo scritto anche proprio un libro sui rapporti tra privacy e blockchain,
e sicuramente dal confronto si potranno, diciamo, si potrà arrivare a delle soluzioni condivise di tutti questi punti. Mi limito ad accennarne una, che parte da una considerazione fatta dal recital 26 del GDPR, dove sul lungo dibattito tra anonimizzazione versus pseudonimizzazione, il GDPR sostiene che appunto si passa da pseudonimizzazione a anonimizzazione, dove il rischio viene definito solamente negligent e il dato può essere in quel caso trattato come anonimo, dove l'identificazione, pur essendo possibile teoricamente, non è non si possa quindi escludere del tutto, ma non è di facile realizzazione secondo lo stato dell'arte. Comunque volevo solo limitarmi appunto a dire anche che all'interno sicuramente di questa legge forse non era il, diciamo, il luogo adatto dove trattare tutti questi temi, proprio perché la complessità è alta, ma sicuramente è un ottimo spunto, se questo poi vorrà essere l'intenzione anche da parte del governo albanese, andare a essere precursori anche in una proposta di soluzione di tutti questi punti. Grazie, collega, per l'intervento. Ovviamente sulla questione dell'anonimizzazione non si risolve nel considerando 26 quanto nel parere 5/2014 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati, che allora si chiamava VP. Il problema del rapporto con la blockchain è lì, perché quel parere, che oggi è applicabile anche senza il GDPR sulle tecniche di anonimizzazione, dice una serie, offre una serie di considerazioni fondamentali, tra le quali per esempio la possibilità che sia considerato dato personale in quanto pseudonimo e non anonimo o anonimizzato, addirittura quello sottoposto a crittografia di hash. Quindi la problematica che tu evidenzi è una problematica tecnica e normativa che certo, diciamo, vede un dibattito ancora in corso. Ti ringrazio dell'invito, diciamo, a confrontarci. Ovviamente in tutte le sedi dove mi vorrete invitare parteciperò volentieri e quindi potremo approfondire. Certo, è una situazione, uno scenario difficile, perché è tecnico e normativo al tempo stesso. Sono d'accordo con te sul fatto che nella legge 66 non è che si potesse tirar fuori dal cilindro la soluzione. La mia considerazione era solamente che, avendo la possibilità di scrivere un quadro normativo, sfruttando per esempio il dibattito a cui tu stessa fai riferimento, che era già in corso da qualche anno, la totale assenza di qualsiasi riferimento alla normativa sulla protezione dei dati mi ha lasciato un po' sorpreso. Non dico che si dovevano inserire delle soluzioni, ma magari inserire o comunque prevedere dei rinvii in cui si cominciasse ad affrontare il problema in un quadro normativo assolutamente il più attuale, almeno cronologicamente, perché è il più recente. Ok, grazie. Grazie professor Del Nino e avvocato Zuccheri. Adesso passerei subito la parola al dottor Artan Gergi, direttore esecutivo della Borsa Albanese, esperto dei mercati finanziari e dell'industria dei titoli. Sia la periuso di Gergi. Ciao a tutti, grazie per l'invito. Io parlerò in inglese o in albanese, mi sono molto confortabile per parlare in inglese. Se è ok per voi, posso parlare in inglese, se no parlo in albanese e andrà la traduzione. Sì, c'è la traduzione. Mi sentite? È meglio se il signore parla in albanese, quindi facciamo brevi pause, così mi dà la possibilità di tradurre per il pubblico. Ok, va bene, per tutti. Monto flisni duke bër ndërprerje, kështu që unë ju ndjek me përkthimin nga shqipja në italisht. D'accord? Ok, riassumo in italiano per tutti. Il dottor Gergi parlerà in albanese e farà delle interruzioni per permettere la traduzione, interruzioni piccole per permettere la traduzione. Grazie. Përshëndetje të gjithë edhe një herë. Unë do flas pak a shumë, do tentoj të bëj lidhjen mes tregut të letra me vlerë, tregut të titujve dhe industrisë blockchain. Si një mundësi dhe alternativë për zhvillimin e këtij nën sektori, do thoja, në të ardhmet të afërt në Shqipëri, duke marrë të mirëqen faktin që u miratua dhe ligji për fintechun.
Buongiorno a tutti di nuovo, quindi parlerò brevemente del collegamento fra i titoli e i blockchain, anche quindi con l'auspicio che diventi quindi molto presto attuale anche in questo mercato, in questo sottosettore, e anche alla luce della nuova legge che è stata approvata da poco. Në fillim do doja t'ju bëja një prezantim shumë të shkurtër me një slide të historisë të zhvillimit të bursës shqiptare, e cila filloi si një projekt ambicioz në vitin 2014, për të licencuar në vitin 2017, në korrekt të vitit 2017. Ndërkohë që ne kemi filluar tregtimin zyrtarisht, duke filluar që nga muaj i shkurt i vitit 2018. Inizierei quindi brevemente con una breve storia della borsa albanese, quindi che ha avviato la propria attività nel 2014, quindi come un progetto molto ambizioso, poi ha ottenuto quindi la licenza di esercizio o l'autorizzazione nel 2017 e quindi è partita proprio, quindi è lanciata nel mercato nel mese di febbraio il 22 febbraio del 2018. Aktualisht në bursën shqiptare tregtohen vetëm titujt e qeverisë, pra bono festari dhe obligacionet festarit, por sipas gjithë prishmërive tona, brenda vitit 2021, pra vitit të ardhshëm, do fillojmë të tregtojmë edhe titujt të korporatave, siç janë obligacionet e korporatave apo aksionet e korporatave. Per il momento quindi sul mercato ci sono solo i titoli statali, i buoni del tesoro, quindi però entro il 2021 noi ci aspettiamo anche di commercializzare anche titoli delle corporazioni. Bursa shqiptare është në pronësinë e dy bankave të licencuara në Republikën e Shqipërisë, si dhe një institucion financiar jo bank që merret me mikrokredit. Megjithatë, jemi të hapur për çdo lloj i subjekti apo institucioni financiar të interesuar për të bërë bashkëaksioner në bursë. Attualmente quindi la borsa è detenuta, quindi ha come azionisti due banche che sono proprietarie e anche un'istituzione finanziaria che si occupa di microcrediti, però siamo aperti quindi a qualsiasi altra istituzione finanziaria che se volesse diventare socio. Aktualisht kemi 4 antar, pra 4 brokera, 3 për cilëve janë banka dhe një është brokerage firm, pra një firmë brokerimi. Ndërkohë që nëse flasim për shifra, vitin 2019 e mbyllëm me një vlerë tregtimi për rreth 23 milion euro. Allora, attualmente ci sono 4 membri, quindi composti tra cui 3 banche e anche una società quindi di brokers. E il 2018, quindi il 2012, scusate, è stata 2019, quindi il bilancio è stato concluso con 20,23 milioni di euro. Trading volume. Di trading volume, di volume quindi di trading. Kjo është një paraqitje shumë makro e arkitekturës se si funksionon bursa shqiptare. Siç e shihni, bursa qëndron në mes, në zemrën e arkitekturës së sistemit financiar, ndërkohë që brokerat komunikojnë me bursën në mënyrë elektronike, pra në remote access, ndërkohë që pjesa e asaj që quhet post trading është ndarë në dy komponent, në komponentin majtës është Banka e Shqipërisë, ajo që bën procesin e clearing settlementit për titujt e qeverisë, dhe në anën e djathtë kemi kompaninë Alreg, e cila bën supozohet të bëjë në të ardhmen, pra 2021-shin, procesin e post trading apo clearing and settlement për titujt e biznesit, për titujt e korporatave. Quindi qui una rappresentazione macro della composizione diciamo attuale della borsa albanese, come vedete quindi al centro, quindi che è il cuore, che è Albanian Stock Exchange, ai due fianchi, quindi a sinistra c'è la banca albanese, la banca dell'Albania e poi anche dall'altra parte al Reg. I brokers quindi come vedete quindi comunicano tra di loro in modo elettronico a distanza. Pra, si që ta është dhe njëherë, procesi post-trading zhvillohet në dy momente të ndara, pra nga njëra anë në të majtë kemi Bankën e Shqipërisë që bën post-trading për titujt e qeverisë, ndërkohë që Alregu bën post-trading për titujt e biznesit. Ndërkohë që allora,
Quindi questi due soggetti si occupano di post trading. La Banca d'Albania quindi si occupa del post trade dei titoli di Stato, invece all'OREG dei titoli dei business dei vari soggetti, delle corporazioni. Pjesa e keshit, pra pjesa e qarkullimit të keshit, ndodh përsëri në Bankën e Shqipërisë në sistemin AIPS. La parte che riguarda il cash, quindi i contanti, la circolazione dei contanti avviene nella parte AIPS della borsa, della banca centrale. Këtu kemi përsëri të njëjtën arkitekturë, po thjesht për treguar çfarë i mungon arkitekturës dhe e gjitha kjo ka qenë arsyeja pse ne ende tregtojmë bonot e saj, pra nuk kemi arritur të kalojmë në tregtimin e titujve të biznesit, sepse mungonte ajo që quhet Central Depository apo depozitari qendror i titujve që ne tashmë kemi zëvendësuar, kemi krijuar kompaninë LREG. Allora, qui abbiamo una rappresentazione simile a quella di prima, solo che abbiamo aggiunto quindi i due punti mancanti, per cui noi non, finora abbiamo, ci siamo occupati solo di trade dei titoli dei buoni del tesoro, anche di titoli di Stato e non altro. Quindi, perché ci mancava il deposito centrale che l'abbiamo poi sostituito con Allreg. Një gjë tjetër që mungon, po ta shihni në slide, mungon dhe pjesa e post trading e clearing settlement të keshit në valutat huaja. Pra kemi clearing dhe settlement të keshit për monedhën lek, por na mungon një clearing dhe settlement për valutat e huaja, për transakcionet valutat huaja, si që janë transakcion në euro apo në dollar. Un altro, diciamo, un anello mancante è anche il post trading per quanto riguarda le valute estere, quindi in contanti, in euro o in dollari, come potete vedere quindi anche nella parte destra della rappresentazione. Per ta përmbledhur, në qovë se atë pjesën, puzzle-in që mungonte në arkitekturën e tregut financiar që kishte të bënte me regjistrimin e titujve biznesit e kemi plotësuar, kemi krijuar kompaninë LREG e cila do e mbështesë bursën në këtë drejtim. Për sëri, kur vjen puna te keshi në valutat huaja, në mungon një pjesë rëndësishme arkitekturës dhe do jemi të kufizuar të tregtojmë vetëm në tituj të nominuar në lek. Quindi, come dicevo prima, se al puzzle mancavano quindi dei pezzi, abbiamo cercato di istituire il registro dei titoli del business, quindi questo questa è una funzione che viene rivestita dalla società Allreg, dalla compagnia Allreg, però abbiamo ancora quindi una lacuna, per così dire, o ci manca ancora la circolazione del cash, come dicevo prima. Për të kthyer industrisë fintech dhe blockchain, ashtu si e dini shumë mirë edhe ju, tashmë teknologjia DLT është një teknologji mjaft e zbatuar, jo vetëm në tregun financiar, por në shumë fusha të ndryshme, siç janë food safety, siç është shëndeti, siç është shipping, pasuritë e patundshme me radhë. Tornando adesso all'argomento fintech e blockchain, quindi anche molto importante e anche è, diciamo, applicata alla tecnologia DLT, è applicata anche cioè in vari settori. Possiamo qui menzionare il settore della salute, della sanità, della sicurezza alimentaria, navigazione, real estate, quindi mercato immobiliare, eccetera. Megjithatë, fintechu dhe blockchaini, pra si industri, i bashkuan u i kryzuan rrugët e tyre vetëm pas fillimit të platformës Ethereum, kur filloi edhe zbatimi atyre që janë smart contract dhe ICOs pas viteve 2010. Solo che, come dire, l'incrocio dei percorsi di queste due industrie, quindi fintech e blockchain, è avvenuto o risale al 2010, quindi solo con l'introduzione della piattaforma Ethereum Platform. Ndërkohë, duhet thënë që blockchaini ka sjellë një sër benefite që unë do ndaloj, një sër benefite për industrinë financiare, duke filluar kryesisht me reduktimin e kostove të ndërmjetësimit, apo duke shmangur, pra decentralizimi që ka sjellë shmangje të rregullimit. Megjithatë, për sëri ka kritika,
sa i përket përdorimit të blockchain-it, kryesisht në aspektin e transparencës, në aspektin e problemeve që sjell me pastrimin e parave, në aspektin e accountability apo përgjegjësisë ndaj të tretë. Ci sono dei benefici, quindi, che ha introdotto l'uso dei, dei blockchain, dell'industria del blockchain. Qui non mi soffermerò molto su, queste, su questi benefici, come per esempio anche tra i più importanti è la riduzione dei costi di intermediazione, oppure il controllo, quindi della burocrazia, facilitazione dei volumi di transazioni, eccetera, però eppure rimangono ancora delle criticità, quindi tra cui per esempio ci sono delle lacune nella contabilità oppure nella trasparenza, nelle pratiche di, che riguardano quindi il riciclaggio del denaro, eccetera. Pas vitit 2017 patim një boom të jashtëzakonshëm të zhvillimit të ICO-ve, të atyre që njihen si produkti më i prekshëm që ka lidhje më shumë me industrinë financiare dhe sigurisht me industrinë e titujve. Mirë po, për fatin tonë të keq, pas 2018-ës pam njësër zhgënjimesh në tregun financiar, njësër skemash Ponzi, nëse mund të quaj të tilla, ku një pjesë e mirë investitorëve u dëmtuan nga mis përdorimi apo misuse që bë këtyre skemave në industrinë financiare. Dopo il 2017, quindi, questo mercato, diciamo, ha conosciuto un boom del ICO, però nel 2018 poi abbiamo riscontrato, oppure si sono verificate, come dire, delle delusioni dovute agli schemi Ponzi, non so se il termine è giusto, e quindi anche forse dovuti anche al mal uso o l'uso inadeguato di questi schemi. Kjo ishte arsyeja pse hap pas hapi filluan të hynë regulatorët në lojë, pra kryesisht banka qendrore, por edhe regulatorët e tjerë që mbulojnë industrinë e titujve, dhe vetë industria hyri në një proces korrigjimi, do thoja, duke kaluar nga procesi ICO-ve në procesin e STO-ve, pra në Securities Stock and Offers, sepse këto lloj instrumentesh financiar kishin më shumë siguri dhe ishin më në përputhje me legislacionin që mbulonte industrinë e titujve dhe industrinë e financimit. E quindi, vista la situazione del 2018, sono introdotti, diciamo, nel mercato dei regolatori. La più importante è stata la Banca Centrale e anche altri attori, però si è proceduto anche con una correzione, diciamo, si è passato dal ICO alla STO, quindi Security Token Offers, per una versione quindi regolarizzata dell'uso del blockchain nel mercato. Edhe pse STO-ja e parë ndodhi në Shtetet Bashkuara të Amerikës në vitin 2000 aprill të 2017-s, realisht në vitin 2019 do të themi që ka pasur një boom të jashtëzakonshëm të STO-ve, që ka të regon për një farë zhvendosje të vëmendjes së investitorëve drejt atyre produkteve blockchain që janë më të sigurta, që një farë mënyrë ka një farë garancie për shkak të mbikëqyrjes që i bëjnë regulatorët. Quindi il primo STO è stato utilizzato oppure introdotto nell'aprile del 2017 negli Stati Uniti e come dicevo prima, quindi ha visto un boom nel 2017, quindi perché erano più sicuri e anche l'attenzione degli investitori si è concentrata su questi sugli STO. Këtu kam paraqitur të gjitha benefitet që sjellin STO-t, po nuk do ndaloj për shkak se besoj të gjithë janë ekspert pak a shumë të industrisë, kështu që është kohë të marrë më tepër kohë. E qui in questa slide quindi ho rappresentato tutti i benefici degli STO, però siccome siamo in un ambiente quindi di esperti è inutile, quindi ritengo inutile soffermarmi e perdere tempo perché tutti conoscete di che si tratta. Këtu janë përmbledhur në statistika një farë zhvillimi i STO-ve për vitin 2019 dhe shohim një boom normalisht nuk ka statistika ende për 2020, pak të nuk janë të ajornuara, por shohim një boom të
stress the ovës the most për për 3 mujorin e parë të 2019. In questa slide ho rappresentato, c'è una rappresentanza, rappresentazione grafica quindi degli STO. I dati risalgono al 2019, il primo trimestre, quindi vediamo quindi un boom degli STO nel primo trimestre dell'anno 2019. Non ci sono ancora dati che riguardano, risalgono il 2020, o almeno non sono stati ancora aggiornati. Po ta shohim me vëmendje, po ta shohim këto grafiqet me vëmendje, do shohim që kemi një në aspektin e numrit, testi over në portretin financiare, shohim që tregjet anglosaksone, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe UK kanë pjesën e luanit, kanë pjesën më të madhe në aspektin e numrit, pra e operatorëve që tentojnë të realizojnë rritjet kapitali nëpërmjet testi over në bursa. Se diamo un'occhiata ai dati quindi e anche a questa rappresentazione grafica, notiamo che sono proprio i paesi anglosassoni e anche cioè gli Stati Uniti e anche la Gran Bretagna quelli che fanno la parte del leone, cioè cercando di utilizzare il più STO per l'aumento del capitale. Megjithatë është e çuditshme kur shohim vlerën, pra nëse shohim grafikun në formë torte, kur vaj në të djathtë të prezantimit, kur vjen puna për vlerën për sasinë e kapitalit të rritur në këto nëpërmjet këtyre STO-ve, shohim që vendet e zhvilluara e kanë sasi të vogël, ndërkohë që shohim vende të tjera siç është Dubai, të cilat e kanë më pak të rregulluar fushën e STO-ve, ku kompanitë kanë preferuar të rrisin volume të mëdha kapitali nëpërmjet këtyre shteteve. Però se diamo un'occhiata, quindi ci focalizziamo sul grafico a forma circolare, forma di torta, quello a destra in fondo della slide, notiamo che le percentuali del capitale aumentato dei paesi più sviluppati sono inferiori rispetto ad altri paesi in cui la situazione non è regolarizzata, eppure quindi in percentuali come Dubai, per esempio, le percentuali sono superiori ai paesi sviluppati. Kjo tregon që përsëri operatorët, ata që e përdorin të lloj industrie, ende preferojnë normalisht tregjet ku rregullimi i kësaj industrie është më pak, është më soft, po themi. E questo indica appunto il fatto che gli operatori preferiscono quindi operare cioè, per l'aumento del capitale, quindi operare nei mercati in cui la situazione è ancora soft, ancora non del tutto regolarizzata, insomma, come dire. Per tornare tek Shqipëria, cilat janë problemet që i shoh shohim ne nga pikpamja jonë pak nga tregu i titujve, sa i përket industrisë blockchain, edhe pse kemi kaluar një ligj, duhet thënë relativisht shumë të mirë krahasuar me Direktivën e Bashkimit Evropian dhe me infrastrukturën ligjore, përsëri kemi disa probleme që unë jam përpjekur të përmbledh këtu. Adesso passiamo alla situazione attuale albanese, quindi alle criticità, nonostante ci sia un quadro normativo abbastanza buono, una legge quindi che è abbastanza buona, questa che è stata approvata recentemente, che è anche in linea con diciamo, le direttive europee, eppure ci sono delle lacune oppure delle criticità che adesso vi menzionerò. E para ka të bëj me kuadrin ligjor, i cili edhe pse është shumë i mirë do thoni dhe duket sikur hap atë derën drejt parajsës, përsëri i mungojnë disa gjëra që janë shumë të rëndësishme, pra nuk i mungojnë ligjit, por na mungojnë ne si nga pikpamja e infrastrukturës së tregut. Pra mungon infrastruktura, mungojnë operatorët, si dhe mungojnë procesi i licencimit është jashtë masë burokratik, gjykoj unë, sepse në një farë mënyrë është ndarë procesi i licencimit ndërmjet dy rregullatorëve. Dhe kjo do, nga eksperiencat tonat më përpashme, kjo gjykojmë që do sjelli një farë mbivendosje në aspektin e licencimit, mbivendosje në aspektin e rregullimit, mbivendosje në aspektin e hartimit të rregulloreve që i vinë poshtë ligjit. Kështu që gjykojmë që ky proces do zgjat akoma më tepër për shkak të këtyre burokracive.
Allora, parlando del quadro normativo, quindi che diciamo è la prima lacuna, non che la legge non sia buona, ho detto prima che la legge è ottima e sembra che ci apra le porte del paradiso, quindi apparentemente, però ancora ci sono delle criticità, delle lacune che riguardano prima di tutto l'infrastruttura, quindi non la legge in sé, ma diciamo degli aspetti concreti, l'infrastruttura che non è completa, gli operatori del mercato e anche parlando poi del processo di rilascio delle licenze di esercizio ai soggetti ancora molto burocratico, quindi passa da due regolatori enti regolatori che diciamo partendo considerando le nostre esperienze precedenti riteniamo che il processo sarà molto più lungo perché mi riferisco qua alle sovrapposizioni che potrebbe quindi dar luogo oppure l'ottenimento delle licenze il processo di regolamentazione in generale e quindi aspetti del genere. Një tjetër problem që gjykojmë që me cilin do përballet kjo lloj industrie, pra industria blockchain në Shqipëri, është fakti që Shqipëria ka një treg kapitalesh në nivelet modeste të zhvillimit, pra infantil. Kështu që pra kemi një treg të zhvilluar fonde investimit, të fondet pensionit, kemi një bursë të re relativisht modeste me volume modeste tregtimi, kemi shumë pak biznese që kanë përdorur ku a marrë nëpërmjet titujve të borxhit, ama nuk kemi ende një kompani të listuar në bursë. Pra të gjitha këto bën një treg kapitali modest, çka është shumë larg nga të qenur një treg i zhvilluar, ashtu siç do donte realisht edhe infrastruktura blockchain. Pra, suksesi i infrastrukturës blockchain do të ishte një treg kapitali relativisht të zhvilluar. Këtu kjo mungon, sepse kemi një treg kapitali modest. La seconda lacuna o problematica, criticità, quindi è la situazione attuale del mercato dei capitali, quindi che l'attuale mercato dei capitali in Albania potrebbe essere considerato ancora, diciamo, ai primi passi, elementari, ai livelli modesti comunque, perché ci sono, sì, esistono dei fondi di investimento, di pensioni, la borsa è ancora, diciamo, giovane e anche, diciamo, le società che vi operano. Non ci sono ancora società, quindi, che sono iscritte in borsa e sappiamo che queste sono delle problematiche per i blockchain, perché l'architettura oppure la struttura, diciamo, blockchain richiederebbe dei capitali, delle società capitali, quindi abbastanza considerevoli, che in Albania, ahimè, per il momento ancora non ci sono. Një tjetër pikë që unë e shoh si problematike në zhvillimin e industrisë blockchain në Shqipëri ka të bëjë me atë që quhet financial education, edukim financiar dhe përfshirja financiare. Kjo për të thënë të vërtetën është një problematikë që sot është në mbar botën, në Shqipëri, ama në Shqipëri tash fakti që kemi një treg kapitalesh në fazë infantile tregon që kemi edhe një nivel jashtëmase shumë modest të zhvillimit të edukatës financiare dhe kjo normalisht do përkthehet në një problematikë shumë të madhe, pra duhet shumë punë, shumë fonde për edukimin e publikut në rast se do duhet që publiku të përdorë industrinë blockchain. E un'altra criticità quindi riguarda anche l'educazione finanziaria oppure il coinvolgimento finanziario in generale. Il fatto, ho menzionato poco fa, quindi i livelli modesti del mercato dei capitali in Albania e questo, ovviamente quindi, porta a un livello modesto anche dell'educazione finanziaria in Albania. Questo richiede grande lavoro da fare in futuro e anche fondi, investimenti a disposizione per appunto realizzare questa educazione finanziaria che è molto importante. Me fjalë të tjera, në një vend ku po themi pjesa më e madhe e popullatës nuk ka ende një llogari bankare apo përdor në mënyrë shumë të karta të kreditit dhe debitit, në një vend popullata e ka shumë të vështirë të kuptojë konceptin apo diferencën mes aksionit dhe obligacionit si titull klasik. Imaginoni sa vështirë do ishte të flisje për STO-n apo për blockchain-in apo për ICO-n. Quindi in un paese in cui la maggior parte della popolazione usa
diciamo, non del tutto, quindi solo una parte della popolazione usa i conti bancari, i conti correnti bancari, e usa in modo modesto le carte di credito e debito, figuriamoci come si sono familiarizzati, diciamo, oppure cosa significa per loro, significherebbe per loro il termine azione oppure obbligazione, titoli, e quindi è molto, ancora molto difficile, insomma. Dottor. Non vuol dire che abbiamo perso il collegamento con il dottor Gieppi. Problemi di batteria. Problemi, sì, problemi di batteria del PC. A questo punto direi che anche perché il tempo stringe, potremo andare avanti con il prossimo relatore, poi eventualmente lasceremo la parola alla fine al dottor Gergi per eventuali per eventualmente concludere il suo intervento. Ancora un dottor Gergi, ci sente? Ok. Adesso passerei la parola all'avvocato Massimo Simbula, esperto nel settore del diritto industriale, delle nuove tecnologie e start-up. Avvocato? Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto permettetemi di salutare i rappresentanti delle istituzioni albanesi, il rappresentante di Borsa Albanese e soprattutto i colleghi Mario Tonucci e il professor Alessandro Del Nino, con i quali ho avuto il piacere di lavorare tanti anni proprio in Albania quando è iniziato nel 1999, un periodo in cui... ecco, adesso so... Ok. Intanto volevo chiedervi se vedete la slide. Sì. Ok. È un periodo particolarmente intenso, quello di fine anni 90, per vari motivi, non solo per la transizione economica nella quale il paese stava andando incontro, ma anche e soprattutto per diciamo la innovazione tecnologica che già in quegli anni stava decollando. Noi ricordiamoci internet, proprio in quegli anni conosceva le sue esplosioni. E i vari provider incominciavano, diciamo, a diffondersi. E in effetti l'analogia con internet e blockchain da molti viene citata. Perché? Perché in realtà, così come internet era il sistema di comunicazione veloce e rapido delle informazioni, la blockchain nasce come sistema di comunicazione rapido e veloce delle monete, con un obiettivo dichiarato apertamente da parte di questo misterioso Satoshi Nakamoto, che era quello di sostituirsi in sostanza alle banche e dire: perfetto, da oggi c'è una nuova moneta comune che può essere coniata, tra virgolette, da tutti attraverso dei complessi calcoli algoritmici, e in questo modo, attraverso varie teorie libertarie, teorie dei giochi, teorie matematiche abbastanza complesse, ipotizzava una sorta di rivoluzione. Rivoluzione che è iniziata, diciamo, silenziosamente tra il 2008 e il 2010, allora quando sono stati lanciati questi protocolli pubblicati su una chat che si chiamava Meltdown, e lentamente i cosiddetti early adopter, cioè coloro che incominciavano a essere entusiasti di questa idea, di questo sconosciuto Satoshi Nakamoto, hanno incominciato a minare, tra virgolette, Bitcoin, cioè a calcolare le transazioni, a validare le transazioni, questo grande registro pubblico, aperto, distribuito, che appunto era Bitcoin, la prima vera grande blockchain. Perché Bitcoin appunto non è solo una moneta, ma è appunto la prima vera blockchain. Poi cosa succede? Succede che Satoshi Nakamoto misteriosamente sparisce e quindi, diciamo, lascia un po' quest'aura anche di mistero, connotando anche la blockchain con un aspetto Bitcoin, con un aspetto di grande sicurezza, perché non c'è più neanche l'uomo che l'ha inventata, e quindi sparisce tecnicamente, forse l'anello più debole di tutto questo sistema, cioè l'uomo, non c'è più. E nel 2013 incominciano a nascere delle idee nuove, per esempio Mastercoin, che è la prima ICO che noi conosciamo. Mastercoin raccoglie all'epoca 5.000 bitcoin, dicono: abbiamo inventato una nuova moneta, abbiamo capito che il protocollo bitcoin in realtà può essere utilizzato anche per la creazione di tante altre monete.
viene lanciata Mastercoin, vengono raccolti 5.000 bitcoin che all'epoca erano 500.000 dollari, ma che oggi sono circa 60 milioni di dollari, quindi diciamo una differenza sostanziale. E nel tempo questa moneta, diciamo così, ribelle, si fa affiancare da tante altre monete, perché Mastercoin lancia questa moda delle nuove monete, ed oggi noi abbiamo qualcosa come 2.700 criptovalute. Il conto non si ferma mai, ogni tanto ne nascono di nuove, altre volte muoiono, e quindi diciamo c'è questo ribollire, questo fenomeno di crescita dei sistemi di raccolta del denaro. Sistemi di raccolta del denaro che crescono a dismisura, si arriva al 2017 con un Bitcoin che arriva a valere 17.000 euro, e effettivamente molte di queste diciamo monete, chiamiamole così, sono effettivamente delle truffe. Ci sono dietro anche delle operazioni sospette, e quindi diciamo il sistema reagisce. In che modo reagisce? Reagisce in positivo, cioè incominciano a essere istituiti degli organi di controllo a livello nazionale e internazionale, e soprattutto incominciano a nascere delle prime leggi. Nel 2015 gli americani sono stati precursori con la BitLicense, ma è questo, devo dirlo, oggi parliamo di Albania e mi fa molto piacere. Io sono, chi mi conosce sa che sono molto critico nei confronti delle leggi che tendono a regolamentare questo fenomeno perché è sfuggente per la sua natura, ma devo dire che l'Albania ha avuto l'acume, tra virgolette, di andare non a disciplina, non a diciamo imbrigliare la definizione di blockchain e smart contract, che per definizione sono delle tecnologie in grande evoluzione, quindi difficilmente inquadrabili all'interno di una fattispecie. C'è un passaggio anche di questa definizione, ma quello su cui ha puntato il Parlamento albanese è sicuramente la regolamentazione di questi ICO ed STO, cioè le Initial Coin Offering e le Security Token Offering. Vediamo velocemente, in realtà il collega di Studio Tonucci ha già ampiamente diciamo, parlato dell'argomento, però volevo diciamo, sintetizzarlo in modo interessante. A differenza del governo italiano che si è soffermato, noi sappiamo, con una legge sulla normazione relativa diciamo, alla blockchain e ai smart contract, il Parlamento albanese con la legge 66-2020 regolamenta token digitali, valute digitali, sistemi di licenza, monitoraggio e supervisione di entità che hanno come oggetto l'attività di trading, di custodia, di distribuzione di token digitali e valute virtuali. E poi, e questo è l'aspetto più interessante, definisce l'ambito di attività. Ora, voi sapete di applicabilità, voi sapete che uno dei problemi più rilevanti per le leggi che operano nel mondo delle nuove tecnologie è quello dell'ambito territoriale, un tema che affascina e complica la vita di molti noi professionisti, e devo dire che da questo punto di vista l'Albania ha fatto quello che poteva fare, cioè ha detto sostanzialmente la nostra legge si applica per tutti i soggetti che hanno sede in Albania, o per quei soggetti che pur non avendo sede in Albania decidono comunque di svolgere questo tipo di attività regolate appunto dal FinToken Act sul territorio albanese. Allora, perché è importante l'aspetto diciamo del perimetro giuridico? Beh, voi sapete che per definizione internet è transfrontaliero e quindi merita diciamo una regolamentazione assolutamente a livello internazionale. Così in qualche modo è stato fatto. Noi sappiamo anche internet ha una sua regolamentazione. In Europa c'è la famosa direttiva e-commerce che regolamenta in negativo le responsabilità degli internet service provider in relazione, diciamo, ai contenuti pubblicati nei server. Negli Stati Uniti c'è la Section 230 del Decency Act, e in qualche modo diciamo uniformano un sistema di protezione grazie al quale sono prosperati tantissime provider, cioè oggi Google, YouTube, Facebook e tanti altri provider probabilmente non esisterebbero se non ci fosse questo ombrello protettivo che in qualche modo ancora oggi non è scalfito, anche se diciamo qualche governo un po' meno liberale tende a volerlo scalfire. Ecco, ancora oggi quelle norme resistono, e quelle norme hanno portato un'economia devastante, dirompente. Lo stesso può accadere con la blockchain, però attenzione, qual è il problema della blockchain? Il problema della blockchain è il seguente: si sta maneggiando una tecnologia estremamente complessa. Per poter, diciamo, sviluppare questo tipo di tecnologia, le grandi aziende molto spesso si ritrovano in difficoltà. Perché? Perché hanno bisogno del piccolo, cioè hanno bisogno della duttilità della piccola e media impresa, del singolo professionista, del freelance, proprio per la natura intrinseca di questa tecnologia che richiede un particolare tipo di lavoro che probabilmente parte proprio dal basso, esattamente come nascevano Microsoft e altri e Facebook in un garage. Così i più importanti progetti blockchain nascono in un garage grazie a che cosa? Grazie a dei finanziamenti. E
Questi finanziamenti possono arrivare da varie fonti. In Italia, per esempio, adesso ci sono alcuni finanziamenti pubblici, l'Europa stessa sta avviando dei progetti particolarmente interessanti, ma uno degli strumenti che si è rivelato sensazionale per autofinanziarsi era proprio le ICO e le STO. In poco tempo ci sono progetti che hanno raccolto 500 milioni di dollari per finanziare progetti per la realizzazione di token, per certificare diritti di proprietà intellettuale, diritti d'autore, gestione di quadri, di opere d'arte e quant'altro. Chi più ne ha più ne metta. Ciascuna delle monete che noi vediamo listate nei vari, diciamo, exchange che sono disponibili un po' in tutto il mondo, in qualche modo nascondono dietro un progetto. Però il problema era proprio quello, cioè molti di questi progetti erano carenti, mancavano di serietà e di concretezza. E l'Albania, devo dire, interviene a gamba tesa, in modo secondo me opportuno, proprio su queste criticità, che io elenco molto brevemente. Innanzitutto hanno in maniera razionale distinto in tre licenze sostanziali, la A, la B e la C, già anche la terminologia, no? Darle un termine letterale, insomma, in modo abbastanza, una sistematica abbastanza piacevole e leggibile. La A è la licenza, diciamo, che fa fare meno cose, tra virgolette, perché si possono utilizzare solo i cosiddetti utility payment asset token. Che cosa sono gli utility payment asset token? Gli utility token sono quelli che, se io, per esempio, sono all'interno di un determinato circuito, con quel token posso accedere ad una serie di beni e servizi, perché, per esempio, posso entrare in una palestra o posso guardare determinati film e via dicendo. I payment token sono proprio dei sistemi di pagamento di servizi già esistenti, e gli asset token sono quei token che ti consentono di, diciamo, certificare la titolarità di un determinato bene. Per esempio, io sono proprietario di quell'appartamento e c'è un token che mi dice che ho quella proprietà. O magari un sistema di multiproprietà immobiliare per cui un determinato immobile, un palazzo, un appartamento, eccetera, è posseduto da tante persone e ciascuna di queste ha un token che è rappresentativo di quel determinato bene. Questo è un aspetto abbastanza interessante perché effettivamente facendo circolare questi token, si possono in qualche modo vendere, diciamo, perché si vogliono far circolare in maniera differente dalle tradizionali procedure burocratiche. Attenzione però perché questi token potrebbero poi cambiare, diciamo, diventare hybrid token, mutare, come dico io, e diventare degli strumenti finanziari. E allora ecco che intervengono anzi le altre due licenze, la licenza B, che è quella che consente il trading di valute virtuali e di fiat currencies. Quindi in sostanza, se uno vuole vendere dei token che a tutti gli effetti sono delle. Mi sentite, sì? Sì, ti sentiamo. Ok, quindi diciamo anche il trading di virtual currencies e fiat currencies, che sono naturalmente il dollaro, l'euro, le valute riconosciute dai vari governi dei vari stati. La C invece è la più importante. Perché è la più importante? Perché oltre a consentire il trading di security token e di asset o payment token consente anche il trading di strumenti finanziari. Quindi, diciamo, quei token che a tutti gli effetti rappresentano uno strumento finanziario. Anche il sistema di rilascio delle licenze è interessante perché sono state create queste due authority, la prima è l'AFSA, cioè l'Albanian Financial Supervisory Authority, e la seconda è la NICE, cioè la National Agency for Information Society, che hanno, diciamo, compiti diversi, ma la cosa più interessante all'interno di questo rilascio di licenze è la creazione di una struttura assolutamente originale, e cioè l'Automated DT Collective Investment Undertaking. Che cos'è questo Automated DT Collective Investment Undertaking? È un sistema automatizzato per la gestione degli investimenti in strumenti finanziari, quindi anche in virtual token, in virtual currency e via dicendo, ed è basato su sistemi automatizzati, cioè in sostanza una sorta di DAO, no? Voi forse ricorderete la famosa Decentralized Autonomous Organization di Vitalik Buterin, che nasce nel 2016, con la quale si crea questo ecosistema nel quale è possibile, diciamo, automatizzare una serie di processi. Il primo processo automatizzato che nasce diciamo in The DAO era Slockit, e infatti The DAO prima si chiamava Slockit. E che cos'era Slockit? Slockit era una startup basata su blockchain, nella quale praticamente si creava una sorta di contratto di mutuo. Cosa vuol dire? Vuol dire che io stipulavo un contratto di mutuo con una banca, se le rate erano pagate regolarmente, la banca mi sbloccava il lucchetto della porta automatizzata. Quindi diciamo che
la blockchain si integrava con una casa intelligente, con una casa dotata appunto di questi strumenti automatizzati. E effettivamente affrontava un tema importante, cioè per la prima volta Vitalik Buterin, un geniale programmatore russo, ci diceva: attenzione, perché questo linguaggio non è il linguaggio dell'uomo con la macchina, è il linguaggio della macchina con la macchina. E probabilmente questi token in futuro saranno il linguaggio di una macchina che parla con un'altra macchina. Immaginiamoci per esempio il caso in cui in Albania non ci saranno più, mi dispiace per i petrolieri, le macchine a petrolio e a benzina, ma ci saranno a diesel, ma ci saranno solo macchine elettriche. Ecco, immaginatevi una macchina elettrica che si ricarica da sola, individua in una grid di ricariche elettriche un punto di ricarica specifico e procede con l'acquisto del punto di ricarica della ricarica e addirittura con la prenotazione dello slot, perché voi sapete che le ricariche elettriche, diciamo, necessitano per ora di un po' di tempo. Ecco, questo, diciamo, esempio, per quanto possa essere futuristico, in realtà non è così lontano, e questo ci fa capire i grandi vantaggi non solo per quanto riguarda la nostra economia, perché ci sarà comunque una riduzione anche delle problematiche di carattere ambientale, ma soprattutto l'enorme quantità di interessi economici che ruotano intorno a una tecnologia che di fatto oggi promette di veramente rivoluzionare l'intero sistema nel quale noi andiamo ad operare. Quindi, secondo me, perché è interessante la legge albanese? Interessante proprio per questo motivo, cioè perché dice: noi apriamo a coloro che vogliono fare raccolta di denaro su progetti seri. Perché progetti seri? Perché c'è tutto un sistema di controlli e di verifiche, non solo in termini di antiriciclaggio, ma anche in termini di chiarezza del progetto, e quindi, diciamo, c'è un panel che valuta anche la attendibilità del progetto, ma soprattutto, e questo è forse un altro degli aspetti più interessanti, che forse aveva menzionato il collega dello studio Tonucci, i tempi di rilascio delle licenze sono eccezionali, perché si parla di 60 giorni, cioè entro 60 giorni NICE e o AFSA devono rilasciare queste licenze. È chiaro che ci sono dei termini di sospensione, ma anche i termini di sospensione sono molto brevi. Io vi faccio un esempio, un paragone che vivo da vicino occupandomi di fintech con Banca d'Italia. In Banca d'Italia, quando diciamo si chiede una sospensione di un procedimento per il rilascio di una licenza come PISP o AISP, cioè quelle nuove figure previste dalla PSD2 a livello europeo, i termini si allungano di altri 3 mesi. Qua invece i termini si allungano di 10 giorni e al massimo di 20, ma solo nelle situazioni particolarmente critiche. È chiaro che non possiamo fare dei paragoni tra PSD2, la complessità di Banca d'Italia e il mondo, diciamo, della blockchain in Albania, però è sicuramente interessante vedere come queste risposte devono essere molto snelle. La mancanza di una risposta entro i termini naturalmente significa un diniego di rilascio della licenza, però mi aspetto, visto anche l'entusiasmo e la forza con cui il governo albanese ha promosso questa legge, che comunque ci saranno progetti interessanti e con rilasci di licenze nel breve periodo. Naturalmente le licenze si riferiscono a tante altre cose, quindi abbiamo gli exchange, abbiamo i custody wallet providers. Cosa sono gli exchange? Banalmente sono quei siti internet dove si possono scambiare varie criptovalute tra di loro, o criptovalute con moneta fiat, cioè con euro o con dollaro, mentre i custody wallet sono semplicemente diciamo coloro che svolgono un servizio di raccolta e di custodia delle criptovalute, e siccome hanno un valore per tanti motivi, non solo di carattere relativo ai dati personali, come ha assolutamente egregiamente osservato il professor Dellino, devo dire che effettivamente questo è poi uno dei punti carenti di questa legge, ma hanno anche un compito importante, cioè quello del fallimento. Tanti casi di custody wallet falliti e tanti casi di soggetti che si sono ritrovati i loro risparmi persi completamente, perché chi gestiva il custody wallet o è sparito nel nulla o addirittura è morto. Ci sono anche casi di cronaca particolarmente interessanti, dove non si ritrovano le chiavi di accesso, diciamo, ai custody wallet. E la norma poi prevede attente disposizioni a tutela del consumatore in materia di conflitto di interessi e di market abuse e market manipulation. Voi sapete che la possibilità di abusare, diciamo, del mercato è sicuramente differente nel mondo della blockchain, perché il sottostante è diverso da quello che accade normalmente nelle realtà finanziarie tradizionali, e qui il rappresentante di Borsa Albanese sicuramente ne sa più di me, ma è interessante notare che in realtà quello che è successo nella finanza tradizionale, e lo vedete in questa slide, ma non la leggo perché probabilmente molti di voi già conoscono la storia, nasce proprio dalla finanza tradizionale, cioè il 15 settembre 2008 la Lehman Brothers Holding annuncia l'intenzione di avvalersi del Chapter 11
e fallisce. E poco dopo, cioè 2 mesi dopo, con un tempismo direi assolutamente da interessante, nasce appunto Bitcoin con l'idea di Satoshi Nakamoto di cui vi parlavo prima. Andando brevemente avanti, vorrei soffermarmi su quella che è l'evoluzione di quello che sta accadendo, diciamo, proprio in questo periodo storico. L'Albania esce fuori con una legge in un momento particolarmente delicato. Allora, innanzitutto, noi sappiamo che gli strumenti finanziari a livello europeo sono regolati da due grandi disposizioni di legge. Noi abbiamo la MiFID 2 e la MiFIR, quindi la MiFID 2 è l'evoluzione della precedente MiFID, cioè la normativa sui mercati finanziari, ed è una direttiva, e poi c'è la MiFIR, che appunto è un regolamento. E sono uscite, risalgono, diciamo, al 2004 la prima, al 2014 la seconda, con diversi tempi di applicazione, che diciamo sono ricollegabili al 2018. Andando avanti, diciamo, senza soffermare un po' su tutta la storia, perché è veramente abbastanza complessa, ma sicuramente lascerò le slide per chi vuole approfondire, arriviamo ai giorni d'oggi e sono successe 2 cose estremamente interessanti dal punto di vista normativo. Cioè, la prima è che il 24 settembre del 2020 la Commissione Europea pubblica il Digital Financial Package, che contiene una proposta di regolamento delle criptoattività, e all'interno di questo pacchetto sono contenute 2 proposte di regolamento estremamente interessanti. La prima è a proposal for a regulation of the European Parliament on the crypto assets. E la seconda è una proposal on a pilot regime for market infrastructure based on distributed ledger technology. Stiamo parlando di circa 500 pagine di proposte di regolamento, molto interessanti, molto avanzate, e viene fatta in un periodo, diciamo, storico particolarmente delicato, perché noi sappiamo che il coronavirus ha sicuramente creato un problema non solo a livello, diciamo, finanziario globale, quindi creando grande difficoltà per le valute tradizionali, si pensi al dollaro che in questo momento sta vivendo un periodo di inflazione critico, ma anche perché i pagamenti digitali sono preferiti di gran lunga per una serie di motivi, proprio perché il social distancing che ci è imposto dalle giuste norme dei vari paesi ci impone di non utilizzare il contante come prima. Pochi giorni dopo, diciamo il 30 settembre, negli Stati Uniti accade un'altra cosa importante, cioè un pacchetto di leggi passa alla House of Representatives, e quindi viene approvato alla House of Representatives e viene mandato al Senato per un'approvazione definitiva. La valutazione è stata avviata al Senato americano il 4 ottobre. In questo momento in America, voi sapete, ci sono le elezioni, quindi è un momento, diciamo, di rallentamento delle attività legislative, ma quello che è interessante è che questo pacchetto di norme è lì pronto per essere approvato. Parliamo del Consumer Safety Technology Act, che contiene anche le altre 2 proposte di regolamentazione di crypto e blockchain, che sono il Digital Taxonomy Act e la Blockchain Innovation Act. Allora, perché vi parlo, diciamo, di questi 2 grossi blocchi normativi, cioè quello europeo da una parte e quello americano dall'altra? Perché innanzitutto, a fianco, diciamo, a questi tentativi di regolamentare il mondo delle cripto e della blockchain, esce fuori, i primi di ottobre, quindi pochissimi giorni fa, un paper della Banca Centrale Europea di circa 70 pagine, e quindi c'è tanto da studiare obiettivamente, che dice, che affronta il tema delle cosiddette Central Bank Digital Currency, cioè le cosiddette CBDC, e dice attenzione, perché creare delle monete, diciamo, emesse direttamente dalle banche centrali, che possono essere utilizzate da tutti i cittadini direttamente, può creare una serie di effetti benefici. Intanto un miglioramento dell'ecosistema europeo, una possibilità di controllare la liquidità e i fondamentali della finanza europea, garantire un discreto grado di privacy, anche se lì obiettivamente io, ma penso anche il collega professor Del Nino, sicuramente avrà i suoi appunti, ma sicuramente la cosa interessante è fronteggiare a quelle altre monete digitali che stanno prendendo piede a prescindere dall'approvazione di uno Stato o di un altro. Parlo in particolare della moneta di Facebook, Libra, che sta conoscendo alterne vicende, ma che è probabile andrà avanti. Parlo della moneta centrale della banca cinese e parlo di altre monete che probabilmente vogliono imporsi a livello globale come monete di riferimento. È chiaro che se nascono delle monete digitali basate su crittografia che la gente comune incomincia ad utilizzare veramente, non come Bitcoin, perché Bitcoin è una bellissima realtà ma non viene molto utilizzata come moneta, viene utilizzata più come riserva di valore, come investimento, ecco, a quel punto c'è un rischio, cioè che la gente non usi più le criptovalute, o meglio, scusate, la valuta fiat. Quindi, diciamo, la Banca Centrale Europea cerca di anticipare i tempi.
Questa è la big picture. In questo contesto si inserisce la norma albanese, in un contesto in cui noi abbiamo visto anche delle norme a Malta, in Francia, in Italia, purtroppo è triste dirlo, ma la normativa italiana non è stata, diciamo, poi c'è il collega Chiriati che sicuramente ci potrà dire qualcosa di più, ma non è proprio esaltante. E quindi, diciamo, regolamenta un aspetto che, secondo me, a mio avviso, se ben gestito, potrà dare all'Albania veramente grandi opportunità e grandi iniziative. Quali sono i benefici più concreti? E vado a chiudere per lasciare quello spazio agli altri relatori. Vi faccio l'esempio della tokenizzazione di un'opera d'arte, cioè potrebbe essere possibile frantumare, tra virgolette, in maniera granulare ogni singolo pezzo di un'opera d'arte, così che in maniera democratica ciascuno di noi possa possedere un pezzo di Picasso, no? E potrebbe essere sia un fungible token che un non fungible token. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che o posso avere un pezzo che certifica che io sono proprietario dell'1% di un Picasso, o posso avere un token che dice io non sono solo proprietario dell'1%, ma sono proprietario proprio di quel pezzettino lì, che ne so, di un occhio, di una parte di un capello e via dicendo. E questo rende il token non più fungibile ma infungibile, creando, diciamo, degli effetti di gamification interessanti. Qui ho fatto l'esempio provocatorio di Banksy, che so che il professor Del Nino ultimamente non adora più, ma comunque è la rappresentazione di un quadro triturato, e in effetti quello che digitalmente potrebbe accadere ad un quadro, cioè tutti potrebbero possedere un piccolo pezzo di un quadro e addirittura commerciarlo, perché tendenzialmente un quadro può crescere di valore e quindi chiaramente io posso vendere i miei token perché o posso tenermeli perché so che acquisiranno valore nel tempo. È sicuramente uno strumento finanziario, va sicuramente analizzato, ma per esempio un progetto del genere potrebbe essere interessante da seguire in Albania. Scusate. Ecco qua, un altro esempio interessante è la creazione di uno smart contract per la negoziazione di derivati over the counter, che questa è un'esperienza che ho avuto piacere di seguire. Parliamo di operazioni di alta finanza, si parla di derivati OTC, voi sapete i derivati over the counter, parliamo di mercati di trillion a livello mondiale, sono soggetti a delle regole che sono fissate dalla International Swap Derivative Association, che sta a Londra, e regolamenta le modalità di swap interbancari che vengono seguite dalle due principali borse del mondo, cioè la London Stock Exchange e la New York Stock Exchange. Se voi andate a prendere queste norme, questi regolamenti, sono chiaramente algoritmizzabili. Cosa vuol dire? Vuol dire che se accade una cosa, ne succede un'altra. Se succede quest'altra cosa, ne può succedere un'altra ancora. Cioè i contratti sono soggetti a una serie di regole, di conseguenze, di avvenimenti che sono facilmente identificabili e certificabili. Allora, all'associazione che sta a Londra è venuto in mente di avviare un progetto che sta portando avanti da circa 2 anni. Banco Santander sta facendo la stessa cosa, io sto lavorando per un progetto analogo in Svizzera, ma ecco, per esempio, anche questo potrebbe essere un ottimo progetto da sviluppare sempre in Albania. Un altro esempio è la certificazione della filiera alimentare, quindi in qualche modo un token, diciamo, nel quale se si inserisce un'informazione all'interno di un token e poi lo si inserisce in blockchain, si avrà la certezza che quel determinato bene che è legato a quel determinato token, a quella determinata informazione, gira su quella determinata blockchain. Attenzione, non tutte le blockchain sono buone, no? Ci sono tante blockchain, tendenzialmente le migliori sono quelle legate a Bitcoin, e chi opera su questa piattaforma programma il cosiddetto Solidity, che è il linguaggio di programmazione di Bitcoin. Altra è quella di Ethereum, che è assolutamente interessante. Anche questo è un progetto molto interessante, perché per esempio in Italia ci sono diversi progetti per la certificazione del cosiddetto Made in Italy, e quindi viene usato non solo nel mondo, diciamo, della filiera alimentare, ma anche nella filiera tessile, quindi, diciamo, per chi vuole certificare che un determinato prodotto effettivamente proviene dall'Italia. Questo può dare del valore aggiunto non da poco. In Italia in particolare sono stati finanziati una serie di progetti, ancora, diciamo, non abbiamo dei casi di studio di successo, ma anche questi sono dei progetti molto interessanti. C'è poi la possibilità di certificare la proprietà intellettuale, ovviamente certificando i passaggi di un determinato bene, digitale o non, sempre sulla blockchain. E poi ritorno al primissimo caso di Slowkit del 2015, cioè la possibilità di creare degli smart contract per contratti di mutuo, cioè i mortgage e quindi i prestiti per l'acquisto di immobili legati, diciamo, in maniera scientifica a delle case intelligenti.
Ora, concludo dicendo che, ripeto, l'Albania ha fatto una norma estremamente interessante. È vero che se io prendo la licenza in Albania, posso sicuramente operare in Albania, ma non posso andare a operare in Italia, nel senso che sicuramente se voglio andare a operare in Italia dovrò sottostare alle regole italiane, che ancora non ci sono. Se voglio andare in un altro paese, per esempio negli Stati Uniti, dovrò sottostare alle regole europee. Quindi qualcuno potrebbe dire, vabbè, allora, diciamo il mercato di riferimento è solo quello albanese, che è una popolazione limitata, quindi la raccolta di denaro potrebbe essere limitata. Ecco, io su questo non sono d'accordo, perché se è vero che le raccolte possono essere più o meno limitate, è anche vero che innanzitutto le raccolte si possono fare anche grazie a fondi di investimento che partecipano, diciamo, a queste ICO o DSTO e quindi partecipano in maniera importante e rilevante. Ma soprattutto sono dei beta test. Cosa vuol dire? Vuol dire che in Albania si possono realizzare in vitro delle esperienze blockchain che, se funzionano come progetto, possono essere poi estese ad altri paesi dove magari ci sono altre regolamentazioni. E via dicendo. Ecco, quindi da questo punto di vista, avendo l'Albania fatto una legge, credo tra le prime in Europa, così di apertura verso questo tipo di progetti, di raccolte di finanziamento, non posso che, insomma, augurare il meglio a questo paese e lascio, salutando tutti, lascio la parola agli altri relatori. Grazie Avvocato Simpula. Ho visto che ci ha raggiunti anche il dottor Cotonica, che saluto e darò la parola tra poco. Intanto adesso passo la parola al dottor Massimo Ghiriati, dirigente in IBM Italia SpA e membro gruppo esperti blockchain del Ministero dello Sviluppo Economico Italiano. Dottor Vedo se c'è perché gli sto scrivendo. Forse si è allontanato. Ok, possiamo sentire se non è subito disponibile. Possiamo sentire immediatamente dopo il dottor Chiriati. Allora, dottor Chiriati non è disponibile per il momento. Allora, passerei subito la parola per un saluto, un intervento al dottor Cotonica, che è responsabile dell'autorità di vigilanza dei mercati finanziari, che è una delle autorità preposte previste dalla FinToken Act di cui ne stiamo parlando. Hello everyone. I would Signor like first of Cotonica, all, chiedo scusa, yes. se possiamo fare come abbiamo fatto nel caso del signor Gergi, lei parla in albanese e abbiamo una Correct. traduttrice in italiano. Oh, në rregull, atëherë, përshëndetje të gjithëve. Dua në radhë të parë që t'ju falenderoj për ftesën në këtë webinar të organizuar nga ju. Buongiorno a tutti, vorrei innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare per avermi invitato a questo webinar odierno. Do doja të theksoja që shumë prej përfitimeve të projekt ligjit të cili është miratuar dhe ka hyrë në fuqi në 1 shtator 2020 janë prezentuar tashmë dhe nga panelistët e tjerë, sidomos doktor Zimbula bëri një panoramë mjaft të qartë të projekt ligjit dhe përfitimeve që ai ofron për tregun dhe për investitorin. In riferimento ai benefici della nuova legge, quindi entrata in vigore a decorrere dal 1 settembre del 2020, non vorrei soffermarmi perché hanno già parlato i relatori precedenti, in particolare quindi l'avvocato Simbula ha fatto qui un panorama abbastanza completo, quindi dei benefici per cui non perdiamo tempo. Shkurtimisht, ligji rregullon një sër aktivitetesh të cilat duhen rregulluar dhe që shumë prej vendeve të Bashkimit Evropian ka filluar tashmë që ti eksperimentojnë nëpërmjet ligjeve të veçanta. Do doja të përmendim këtu autoritetin e Maltës dhe autoritetin e Francës. Quindi la legge consiste nella regolazione di una serie di attività che quindi sentivano l'esigenza di avere un intervento, quindi subire un intervento regolatorio. E molti paesi dell'UE lo hanno già, quindi hanno già cominciato a fare questi interventi. Potrei qui menzionare l'autorità di Malta e Francia in particolare.
Kështu ligji rregullon një sër aktivitete, siç janë aktiviteti I agjentit të tokenave digital, aktiviteti I bursave ku tregtohen tokenat digital, aktiviteti I custody wallet providerit, aktiviteti I të gjithë institucioneve të cilët do të marrin pjesë në tregun, tregun që do të tregtojnë këto që bazohet në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë. E quindi alcuni diciamo dei punti salienti oppure delle attività di cui io, a cui mi riferivo prima è che la regola che la legge appunto quindi ha l'obiettivo di regolamentarizzare quindi è l'attività degli agenti dei token digitali, la borsa dei token, il customer wallet provider sì, e anche il mercato quindi dei token. Che funziona sulla tecnologia DTL. Lind pyetja shpesh herë që bëhet dhe që e dëgjoj gjithmonë që a duhet rregulluar ky aktivitet apo nuk duhet rregulluar. Unë jam I mendimit personalisht që kjo është një aktivitet I cili është më mirë të rregullohet sesa të mos rregullohet. Aktualisht, do me thënë, para se të hynte në fyqi ky ligj, nuk kishte një ligj I cili ta përkufizonte këto lloj instrumentash si instrumenta që duhen rregulluar. Pra ato nuk konsideroheshin as si tituj, si securities, apo as në një gjë tjetër. Kështu që çdo kush mund ta bënte këtë aktivitet edhe pa licencë, duke çuar edhe në aktivitete të jashtëligjshme. Spesso quindi sorge una domanda che io sento spesso, se va regolata tale attività o meno. A mio avviso direi di sì, perché attualmente prima dell'entrata in vigore della legge, quindi a cui mi sono riferito all'inizio del 1° settembre 2020, non c'era in vigore un'altra legge che potesse regolare o che potesse anche definire questi strumenti, quindi né titoli né altro, per cui si poteva operare in modo non regolare e quindi poi il che avrebbe portato a dei problemi, insomma. Shpeshherë shumë organizata ndërkombëtare si IOSCO apo edhe Parlament edhe Bashkimi Evropian kanë rekomanduar institucioneve përkatëse që të fillojnë të mendojnë për rregullimin e këtij aktiviteti në drejtim të kryesisht të mbrojtjes të investitorit dhe parandalimit të abuzimit me tregun. Ky ligj I përpiqet në maksimum që të parashikoj elemente të cilat I shërbejnë investitorit dhe që ndihmojnë mbrojtjen e investitorit, gjithashtu duke parashikuar edhe kapituj të rinj për mbi parandalimin e abuzimit me tregun. Këto kapituj të cilat janë hartuar në lidhje me abuzimin me tregun kanë qenë në përputhje kryesisht me direktivat e Bashkimit Evropian Market Abuse Directive dhe Market Abuse Regulation. E quindi molte istituzioni, tra cui IOSCO, ma la stessa Unione Europea ha raccomandato quindi ai vari paesi membri la regolamentazione quindi della situazione allo scopo della tutela degli investitori, ma anche della prevenzione degli abusi sul mercato. Sono stati previsti anche altri capitoli che appunto si sono focalizzati sugli sulla tutela degli investitori, ma anche il contrasto agli abusi o la prevenzione degli abusi quindi potenziali sul mercato, tutto in linea con le direttive UE. Kështu ligji parashikon elemente mbi manipulimin e tregut edhe mbi atë që quhet insider trading. Gjithashtu parashikon edhe sanksione, të cilat do t'i vendosen çdo kush I cili do të kryej aktivitet të jashtëligjshëm apo do të kryej abuzim me tregun. Për më tepër, ligji parashikon gjithashtu edhe të drejtën e autoriteteve rregullatore që të ndalojnë, të lëshojnë urdhra ndalimi për çdo lloj elementi dyshues në rast se dyshojnë që po kryhet një aktivitet I jashtëligjshëm I cili do të dëmtonte investitorin. E quindi la legge prevede le modalità di manipolazione del mercato, però prevede quindi anche sanzioni
a carico di tutti coloro che svolgessero delle attività illecite o abusi del mercato, e dà anche, conferisce il diritto agli enti regolatori a non rilasciare diciamo le licenze di autorizzazione di esercizio in caso di elementi sospetti o attività sospette, quindi in questo mercato. Ligji parashikon gjithashtu edhe element të transparencës në drejtim të emetimit të tokenave digital, si të ashtu quajturit securities token offerings, por edhe initial coin offerings. Në lidhje me securities token offerings, parashikohet që çdo emetues i securities token offerings të lançoj një prospekt i cili do tjetë në përputhje me ligjin e tregut kapitaleve. La legge inoltre prevede anche degli elementi di trasparenza per quanto riguarda per esempio l'emissione quindi dei token, i security token, prevede quindi che ogni soggetto che emette i token possa lanciare preliminarmente una piattaforma in cui quindi prevede appunto i token. Pra, gjdo emëtues i STO-ve do të duhet të lançoj një dokument i cili quhet prospektus dhe përmban të gjithë informacionin që investitori do të duhet të kishte për të vlerësuar rreziqet e investimit në këtë investim. E quindi ogni soggetto dovrebbe quindi lanciare un documento definito prospectum in cui vengono descritti oppure rappresentati tutti i documenti che un investitore dovrebbe presentare, avrebbe dovuto presentare diciamo regolarmente. Ndërsa për emëtuesit e ata ashtu quajturave ICO, të cilat nuk janë STO, parashikohet një dokument i cili quhet white paper dhe që përmban gjithashtu informacion në lidhje me elementet e ICO-s, funksionimin e ICO-s dhe gjithashtu dhe rreziqet që shoqërojnë investimin në këtë ICO. Quindi per quanto riguarda gli ICO non STO, dovrebbero invece presentare un documento definito white paper, il quale quindi include oppure prevede tutti gli elementi dei gli elementi anche i rischi quindi che potrebbero presentare i token per il mercato. Të gjitha këto informacione së bashku dhe me kërkesat për transparencë, për bursat e tokenave digital, por edhe për të gjitha aktorët e tjerë të cilët operojnë në treg, e përbën një kornizë ligjore të plot, e cila do të ndihmoj në mbrojtjen e investitorit, por gjithashtu edhe në zhvillimin e një tregu i cili do të ishte në tërsi përfitues për ambientin shqiptar. Tutte queste informazioni, ma anche gli elementi di trasparenza, tutti gli elementi che ho menzionato prima, quindi costituiscono un quadro normativo, una cornice normativa completa che viene incontro, in aiuto quindi agli stessi investitori, la tutela degli investitori, ma anche allo sviluppo di un migliore di un mercato, quindi di questi titoli. Është e vërtet që zhvillimi teknologjik edhe lindja e teknologjisë blockchain kanë filluar që të ndryshojnë shumë gjëra në gjithë tregjet financiare sot. Kështu, nëse me një titull tradicional mund të ngrihen në një bursë normale, mund të ngrihen që një emëtues të thithi, të themi, një shumë të caktuar parash, ndërpërmjet një emëtimi të një STO-je, emëtuesi do të ketë mundësi që të aksesojë të gjithë tregjet globale, jo vetëm tregun shqiptar. Dhe siç e dim, në tregjet shqiptare, tregjet financiare, ligji numrave të mëdhenj është shumë i vërtet. Pra, duke pasur parasysh që në realitetin shqiptar, me titullat tradicional, parashikohet që të ngrihet një shumë e caktuar parash, duke përdorur elementet që ofron ky ligj, do të mundësoj aksesin në tregjet globale të një emëtuesi. E quindi sappiamo bene che gli sviluppi più recenti della tecnologia, in più anche la tecnologia blockchain, ha portato a un cambio, a uno sviluppo ulteriore del mercato e anche che poi quindi avrà anche
degli effetti, diciamo, ripercussioni positive anche sulla borsa normale albanese. Quindi, per esempio, i soggetti che prima qui potevano emettere diciamo delle somme, delle determinate somme entro certi livelli, adesso possono avere accesso quindi ai mercati globali, e sappiamo bene che quindi gli effetti, sappiamo bene gli effetti positivi della legge dei grandi numeri, quindi che sono accettati. Quindi anche un soggetto albanese che potrebbe quindi emettere in futuro non diciamo delle somme previste finora, ma maggiori come quelle previste dal mercato globale. Pikërisht për këtë arsye ky ligj përpiqet që të shfrytëzojë sa më mirë përfitimet që lindin nga zhvillimi një teknologjie të tillë, por edhe nga ana tjetër të ketë një sy drejt mbrojtjes të investitorit, duke pasur atë në qendër dhe në fokus të tij. Appunto, tenendo in considerazione quindi i benefici di questa legge che sono stati menzionati prima, i benefici, la tecnologia che viene usata, ma avendo quindi la legge ha anche un occhio e un'attenzione anche verso la tutela degli investitori, in modo che loro possano operare in modo sicuro. Kështu, në zbatim të ligjit, autoriteti mbikëqyrjes financiare po shikon mundësin për të, dhe po punon realisht për të hartuar dhe projekt rregullore të cilat kërkohen nga zbatimi i këtij ligji, të cilat do të dalin, do të dërgohen për miratim shumë shpejt. E quindi, considerata la situazione, quello che abbiamo, a cui abbiamo fatto riferimento finora, la nostra autorità di vigilanza finanziaria sta operando al fine di redigere, di elaborare anche dei disegni, dei progetti, secondo le necessità, quindi una volta entrata in vigore, applicata, perché è già entrata in vigore, questa nuova legge, quindi secondo le situazioni che verranno a crearsi. Atëherë, duke mos dashur që t'ju markon panelistëve të tjerë, do doja që t'ju falenderoja edhe një herë për ftesën e këtij webinari kaq të mrekullueshëm. Non volendo quindi perdere altro tempo e prendere altro tempo agli altri relatori successivi, colgo l'occasione, ripeto di nuovo quindi il mio ringraziamento per avermi reso partecipe a questo webinar meraviglioso. Grazie. Faleminderit Zoti Kotonika, ishte një kënaqësi edhe për ne. Grazie al signor Kotonika che salutiamo. A questo punto, considerato che il tempo stringe e siamo oltre i limiti previsti, abbiamo ancora due relatori, oltre ai saluti finali dell'avvocato Tonucci, chiederei la cortesia di essere, purtroppo devo chiedere la vostra collaborazione, essere più sintetici possibili. Passo innanzitutto la parola al dottor Massimo Chiriati, dirigente in IBM Italia SPA. A lei, dottor Chiriati. Buongiorno, grazie. Sono contento per l'invito. Mi fa veramente piacere portare questo campo così grande e affascinante dentro questo consesso. Spero che voi vediate le mie chat, vero? Le vedete? Sì, confermo. Adesso cerco anche di allargarle, così in pochi minuti proviamo a spiegare alcuni concetti relativi alla blockchain. Io sono Massimo Chiriatti, mi occupo di blockchain, sono il CTO in IBM Italia, questo tema e delle digital currency. Qui sotto vedete i miei riferimenti, così possiamo anche poi tenerci in contatto successivamente. Vado velocemente avanti. Blockchain è un campo davvero esteso, perché contiene all'interno concetti di fiducia, concetti di consenso. Noi dobbiamo trovare il consenso, e questo consenso dobbiamo registrarlo permanentemente su questo famoso registro. Il registro è decentralizzato,
deve essere anche immutabile, nel senso che non possiamo cambiarlo a nostro piacimento dopo aver fatto la transazione. E quindi tutta una serie di caratteristiche davvero importanti, non avremo il tempo di andare su ognuna, però essenzialmente la materia non comprende soltanto aspetti tecnici, diciamo così. Infatti, quando pensiamo a una transazione, giusto due chart per riepilogarla, una transazione tra me e un altro soggetto, noi abbiamo bisogno di avere una rete di partecipanti. Una rete di partecipanti che possono essere sia persone che macchine, perché la blockchain è fatta anche, pensate all'Internet of Things, pensate all'Internet delle cose, di oggetti e persone che possono fare transazioni. Man mano che la nostra economia diventa sempre più estesa, sempre più complessa, i partecipanti aumenteranno anche e soprattutto con le macchine. Però questi partecipanti cosa si scambieranno? Si scambieranno un asset, un qualcosa che può essere sia fisico oppure digitale, come la cryptocurrency, per esempio, che è nata digitale e quindi può essere scambiata, ma forse anche, con attenzione, con alcuni progetti che adesso andiamo a vedere, anche trasferire tra i partecipanti la proprietà di questo asset oppure il monitoraggio di questo asset. Ecco, la blockchain può essere considerata come un processo che regola con procedure e con gli obblighi questo trasferimento tra i due soggetti. Allora, quando usarla e quando non usarla? Beh, certamente non la possiamo usare sempre in ogni condizione. Noi abbiamo già dei registri che funzionano molto bene. Pensiamo al registro dell'anagrafe, oppure della quando acquistiamo un'auto, quando acquistiamo una casa. Sono registri che sono centralizzati e fanno il loro compito. Nel momento in cui noi pensiamo di usare un registro decentralizzato, dobbiamo verificare che però che supporti tutta una serie di caratteristiche, per esempio la velocità, per esempio il fatto che poi dobbiamo replicare tutte queste informazioni su tutti i nostri nodi e quindi ci sono un po' di punti di attenzione. Quindi non va sempre su tutta la blockchain, ma in alcuni casi specifici, che adesso andiamo a vedere. Quindi avete già sentito parlare probabilmente di blockchain pubbliche aperte per, diciamo così, private, per fare un attimo una sintesi anche sommaria, però a sinistra vedete le reti blockchain dove c'è molta attenzione sull'aspetto anche economico, perché c'è un valore monetario all'interno, mentre sulla destra quelle che si chiamano le DLT, le blockchain private, dove non c'è un aspetto economico importante e c'è un aspetto tecnologico da poter realizzare quel contratto sociale che vi dicevo prima, che è importante realizzare, altrimenti tutto quello che c'è all'interno, il consenso, l'immutabilità, sono concetti che poi non riescono a tenere in quanto non si è progettata bene all'inizio questa rete. Oggi parliamo, da adesso in poi, delle DLT, cioè di blockchain che fanno parte di un consenso privato tra N persone, N aziende che decidono di interoperare, e lasciamo per adesso da parte i Bitcoin o comunque le reti permissionless, quelle che consentono a tutti di far tutto. Qui invece parliamo di tecnologie dedicate a decidere, monitorare particolari asset con persone che non sono anonime, ma con soggetti, con imprese che richiedono una chiara identificazione del contraente. E allora, come realizziamo tecnicamente questa blockchain? Possiamo usare dei nodi sia in cloud, quindi cloud IBM nel caso specifico, oppure sistemi IBM dove possiamo mettere nel nostro data center che ci connettono agli altri nodi, oppure in cloud direttamente senza aver all'interno del nostro perimetro aziendale alcun componente. Chiaramente ci sono dei pro e contro, non andremo oggi a vedere i dettagli, però è importante sapere che abbiamo libera scelta di poter decidere dove allocare i nostri nodi.
Allora, vediamo alcuni principali casi d'uso che si sono realizzati. Questa è una chart dell'osservatorio del Politecnico di Milano, che ovviamente fa vedere che una parte iniziale importante è il lato finance, ma ci sono anche altri aspetti che adesso vorrei raccontarvi, per esempio quando parliamo del sistema alimentare. Beh, abbiamo visto che quando c'è una contaminazione alimentare ci sono grandi problemi, perché la filiera è abbastanza frammentata, mancano degli standard, le informazioni non sono così complete, per cui ritornare indietro a partire dalla confezione dello scaffale che è stata contaminata e ritornare quindi per togliere dalla filiera tutta questa parte qui, ci mettiamo delle settimane. Ma se invece avessimo in qualche modo una costruzione di questa rete con un settore per l'appunto alimentare che è molto sensibile a questi aspetti, perché ne va della nostra salute, e cominciamo a mettere insieme sia i coltivatori che scrivono permanentemente su questo registro qual è la loro operazione, mettere insieme i produttori alimentari e così via, anche chi trasporta il bene. Chi trasporta il bene, che può essere un trasporto che deve garantire una certa temperatura, per esempio il freddo, ecco, se facciamo in modo che questi sensori scrivano direttamente nel registro, piuttosto che usare la discrezionalità umana, noi abbiamo più garanzia che all'utente finale, al consumatore finale, può avere una traccia molto chiara, almeno migliore di quella che possiamo avere oggi, rispetto ai problemi che possiamo evidentemente avere. Per cui, tracciatura dei sistemi alimentari, sì, c'è Walmart, Nestlé, che hanno già realizzato dei progetti pilota. TradeLens invece è un progetto, anche questo internazionale, che riguarda la gestione dei container. E qui sapete che ogni container contiene centinaia di pacchi, ogni pacco centinaia di articoli. La documentazione associata a questi trasporti è gigantesca. E avere efficienza anche nei sistemi di trasporto dei container in mare significa che al momento vedete tutti gli operatori che sono lì evidenziati sulla destra e devono parlarsi con processi che sono dispendiosi in termini di tempo, e invece quando hanno realizzato, anche le dogane italiane fanno parte di questo processo, un sistema blockchain sulla piattaforma IBM, ecco che abbiamo visto che nel momento in cui la nave sta per entrare in porto, già la dogana è informata, già gli operatori sono informati, l'assicurazione e tutta una serie di spedizionieri sul contenuto che sta arrivando in porto, per esempio. A questo punto i processi di sdoganamento dei beni è molto più facilitato, e questo risparmio di tempo si riflette poi su tutta la filiera. Se potete poi cercare TradeLens, MESC, che sono dei progetti veramente interessanti. L'altro punto, così non abbiamo troppo tempo, è importante, è la certificazione dei nostri diplomi oppure titoli di laurea. Qui facciamo degli esempi. È abbastanza semplice quando arriva un nuovo ragazzo o ragazza che fa l'application per un nuovo lavoro. L'imprenditore vedrà la persona, vedrà un titolo di carta che c'è scritto laurea preso in quel paese remoto, che ovviamente l'imprenditore si deve solo fidare se quel titolo è vero o non è vero. È molto più difficile andare a cercare l'ateneo che ha rilasciato questo certificato qualche anno fa in qualche paese molto remoto. E allora cosa si può fare qui? Avendo anche qui delle frodi evidenti, l'abbiamo già visto nel passato, stiamo mettendo in piedi dei sistemi dove nel momento in cui uno studente ha preso una laurea, l'ateneo, a parte che scrivere nel proprio registro che la persona è laureata,
a parte che lasciare al titolare un certificato, può fare una terza attività, cioè scrivere su una blockchain, quindi con la propria firma privata, quello che è successo in quel momento, il certificato che ha rilasciato, e a questo punto, quando poi l'imprenditore, il manager, va ad affrontare questa situazione, questa selezione, verificando sulla blockchain è molto più semplice verificare se effettivamente quello studente o studentessa ha i titoli per poter partecipare, per poter raggiungere quel nuovo ruolo che chiede di prendere. Per cui anche qui, siccome le università ovviamente sono tante e stiamo parlando di persone che si spostano continuamente da una parte all'altra del mondo, avere un sistema centralizzato dove si centralizza la conoscenza, non un sistema unico dove bisogna fidarsi di un unico soggetto, credo che sia opportuno. L'ultimo punto che volevo affrontare è un progetto lunghissimo che abbiamo fatto con tanti mesi di lavoro con il Ministero dello Sviluppo Economico, perché abbiamo dedicato attenzione a un processo che si chiama del Made in Italy, ovvero cercare di tracciare l'origine, la qualità e la sostenibilità dei beni tessili prodotti in Italia. Bene, qui sotto il link che poi vi lascio è un link che contiene un PDF di una cinquantina di pagine che descrive tutti quanti i passi che abbiamo fatto, quindi consultando gli imprenditori, vedendo la filiera, un po' qui è descritta, legando l'aspetto digitale all'aspetto fisico, cioè cercando di tenere in sincrono tutto quello che avviene nella produzione, nelle fabbriche, dalla materia prima al consumo finale dei beni tessili, e facendo in modo che il consumatore finale potesse visualizzare un codice, quel codice corrisponde a un sito gestito da tutti, non soltanto da un unico soggetto, ovviamente, non dal brand, così tutti possono vedere i processi di lavorazione che sono stati realizzati in Italia con un metodo certificato. Per cui la blockchain può essere usata in vari campi. Vi dicevo prima, tra molte imprese, quando c'è il valore del bene, ci sono anche nei settori della utilities, nel financial services ovviamente, ma qui che siamo nel contesto industriale, le filiere commerciali, le filiere di approvvigionamento, credo che sia davvero un ottimo esempio per usarle. Per cui qui vedete delle nostre referenze che abbiamo realizzato in giro per il mondo, a partire dai diamanti, anche nel mondo farmaceutico. Allora, in sostanza, piuttosto che avere questi tre sistemi informatici che sono separati, cioè un sistema che gestisce il trasporto dei beni fisici, un altro sistema della documentazione, un altro ancora per le fatture, mettendo insieme questi tre silos, ecco, la blockchain ha molto senso, perché riusciamo a fare in modo da avere un'unica vista, noi e le imprese che fanno parte della nostra rete, per eliminare una serie di frizioni e una serie di caratteristiche che fino ad oggi abbiamo purtroppo sperimentato. La blockchain potrebbe essere davvero, io tolgo il potrebbe perché sono convinto, la capacità di portare valore scambiandolo tra persone, tra imprese, in un modo che prima era impossibile fare. Per cui ringraziamo gli scopritori, avete già parlato forse di Satoshi Nakamoto e degli altri, ma che comunque poi la comunità ha adottato e ha esteso. Per cui qui ci sono i miei riferimenti, vi ringrazio ancora per l'invito. Grazie dottor Criati. Allora adesso passo immediatamente la parola all'avvocato Maria Teresa Zuccheli, Legal Corporate Consul Cesi, rinnovando anche a lei purtroppo e cortesemente l'invito di essere più sintetica possibile. Grazie mille. Sarò brevissima, dovrei, ecco, condividere il mio desktop. Sì, vediamolo. Grazie.
Ok, allora. Innanzitutto volevo precisare che non siamo uno studio legale, ma siamo un gruppo di società, il gruppo Consulcesi, che ha al suo interno una divisione tech specializzata anche in applicazioni blockchain based, e abbiamo un legame speciale con il territorio dell'Albania proprio perché una delle nostre sedi, la più numerosa in termini di dipendenti, è un contact center che si trova proprio nel centro di Tirana. Nel mio intervento, che ripeto sarà breve, volevo focalizzarmi su un aspetto che finora, diciamo, è stato solo minimamente nominato, e che è la creazione da parte del FinToken Act di due figure che sono quelle dell'agente e dell'innovative service provider. Sono due figure centrali all'interno della legge. Infatti si occupano, partiamo dalla gente, di supportare gli applicant e i license holder nell'ottenimento della licenza e durante la vita della licenza stessa, quindi nello svolgimento delle attività alle quali sono preposte. Sono il punto di congiunzione tra questi operatori del mercato e le authority di riferimento, e sono anche coloro che sono tenuti su base annua, presentando la declaration of compliance, a fornire alle autorità tutti i dati necessari per verificare che i requisiti che la legge ha previsto in capo agli operatori del settore siano ancora validi. Al contempo, ovviamente, sono tenuti, qualora ci siano dei sospetti di lack of compliance nei confronti dei requisiti previsti dalla legge, a informarne le autorità. Per queste due figure la legge prevede dei requisiti sia di carattere generale, che sono poi requisiti validi per tutti gli operatori del mercato, quindi si parla di il fatto di essere un'entity registrata in Albania, per quanto riguarda i componenti del board of directors, requisiti di reputation, di knowledge, il fatto di avere un sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento di questa attività, nonché risorse umane e finanziarie adeguate. Inoltre si richiede che tutti gli operatori abbiano una particolare attenzione all'AML, nominando un AML officer e avendo in piedi procedure che siano a tutela sia del rispetto della regolamentazione AML, sia nel caso di monitoraggio di conflict of interest, e per appunto il monitoraggio del market abuse. Questi sono requisiti di carattere, come dicevo, generale e validi per tutti. Vengono poi previsti dei requisiti specifici per queste due figure, e nel caso dell'agente si declinano su due piani. Innanzitutto si parla di minimum capital requirement, pertanto viene previsto per l'agente un minimo capitale di 18 milioni di LEC, che mal contati sono 140-150 mila euro, e questo capitale è previsto a tutela delle responsabilità dell'agente nei confronti dei propri clienti. E in secondo luogo si prevede come requisito quello di avere le competenze, le conoscenze legali e regolatorie e tutta una serie di competenze multidisciplinari adeguate al ruolo. Questo punto sulle competenze lega le due figure, sia dell'agente sia dell'innovative service provider. L'innovative service provider è una figura che la legge stabilisce a tutela della solidità del sistema, è l'anima, diciamo così, tecnologica che supporta i richiedenti certificazione per il Innovative Technology Agreement nel processo di richiesta della certificazione e nel mantenimento della validità della certificazione nel corso degli anni. Ha un ruolo quasi speculare a quello dell'agente, ma in più supporta anche l'agente nella redazione della Declaration of Compliance qualora gli venga richiesto da quest'ultimo. È anch'esso un punto di congiunzione nelle comunicazioni tra operatori e authority di riferimento, che in questo caso è il NICE, e deve segnalare qualora appunto ci siano delle non compliance. Le sue competenze, anche per lui le competenze sono un requisito essenziale, un requisito che deve essere, diciamo, analizzato nel dettaglio, perché si tratta di competenze, come accennavo prima, per entrambi questi operatori multidisciplinari. Competenze che vanno dal legal regulatory al finance o decentralized finance, che dir si voglia, alla parte più strettamente tecnologica. Cosa ha previsto la legge nella valutazione delle competenze degli operatori? In questo senso ci si differenzia leggermente, per esempio, dall'esempio di un precursore, che è Malta,
dove si era previsto che per l'accesso alla figura dell'agente fossero necessari dei titoli come il titolo di avvocato, commercialista, financial advisor o professore in materie, diciamo, attinenti. Nel caso della legge albanese questo probabilmente sarà sicuramente un requisito preso in considerazione dalle authority, ma la centralità è stata attribuita ai cosiddetti mandatory training programs, cioè la frequenza a dei corsi che possono garantire non tanto delle competenze generiche, perché se noi pensiamo al, faccio l'esempio del classico avvocato, magari civilista, che però non si è mai affacciato al mondo della blockchain o al mondo delle criptovalute, non possiamo pensare che già possieda le competenze che sono necessarie ad operare come esperto e a supporto degli operatori in questo settore. È fondamentale che si innestino su delle competenze di base competenze specifiche in questi tre ambiti. Pertanto si dovrà creare una struttura di valutazione di questi corsi, che dovranno essere forniti da, ovviamente, da operatori che operano nei settori di competenza, che abbiano una specifica expertise nell'ambito della formazione, che siano in grado di adattare queste competenze al contesto specifico albanese. Ovviamente i corsi potranno essere, dovranno essere differenziati tra agenti e innovative service provider. Se pensiamo a quello che può essere un corso tipo, giusto per darvi un'idea di quello che intendo come multidisciplinare, ove si tratti di agenti, magari si partirà dal cos'è il concetto di blockchain, per analizzare poi le varie categorie di crypto asset, le transazioni di crypto asset, i rischi focalizzati i rischi generati all'SEO e dall'STO nei confronti degli investitori, per poi passare invece in maniera più specifica ad analizzare il framework regolamentare sia europeo che albanese, con focus sulla figura dell'agente, le sue competenze e i suoi doveri. Ma questo non sarà sufficiente, questa è la parte forse, diciamo, un po' più affine a un background legale, regolamentare o anche finanziario, ma dovrà necessariamente essere integrata da una componente tecnologica che non sarà chiaramente così approfondita come per gli innovative service provider, ma che ci dovrà essere. Ritengo che possano essere fondamentali affrontare il tema dei vari paradigmi blockchain, quindi le tecniche di crittografia, l'hashing, il zero knowledge proof, piuttosto che l'affrontare i differenti protocolli permissioned e permissionless, quindi partendo da protocolli quali Hyperledger e Corda per andare a Bitcoin e Ethereum, per poi affrontare il tema della digital identity con declinazioni di self-sovereign identity, piuttosto che il concetto di smart contract, e infine magari avere anche un overview su quelle che sono le best practice del mercato della crypto industry. Per quanto riguarda invece l'altra figura, che è quella degli innovative service provider, ci saranno sicuramente dei temi comuni, una base iniziale su che cos'è la blockchain, il mercato dei crypto asset, le transazioni in crypto asset. Poi si andrà però ad affrontare molto più in dettaglio i temi tecnologici, parlando anche di sviluppo di applicazioni full stack, piuttosto che di cyber security. Si parlerà molto più diffusamente e praticamente di cosa significa crittografia. Si andranno a studiare i linguaggi per la scrittura dei smart contract, come il linguaggio Solidity. Si parlerà anche qui di digital identity, ma non si potrà in ogni caso dimenticare l'altra anima, che è più quella regulatory, per cui, come accennavano anche prima i colleghi, ovviamente ci sarà un overview su quella che è la regolamentazione in termini di data protection a livello europeo e albanese nello specifico, e poi un focus molto particolare specifico sul Fin Token Act, sulla legge applicabile, su quello che è il ruolo che la legge affida all'innovative service provider. Ad oggi, se andiamo a guardare a livello mondo, esistono diversi corsi su queste materie e vengono anche tenuti da università o istituzioni di assoluto rilievo. Le vedete qua, ho fatto due slide, in una prima slide ho inserito i corsi più a carattere, diciamo, strategico, mentre nella seconda slide quelli più tematici. Ma se andiamo a guardarli, nonostante l'autorevolezza delle fonti, in realtà vediamo una grossa differenziazione. Si passa da corsi di 6-12 ore a corsi di 900 ore, ma in nessun caso, se non forse, ora c'è questo, un esempio di sicuro valore è quello del master dell'Università di Nicosia,
ma in generale, a parte pochi esempi, quello che manca realmente in questi corsi è il requisito dell'interdisciplinarietà. Siamo ancora lontani da questo tipo di approccio e ancora, addirittura se vediamo i corsi più settoriali, sono molto limitati a livello di numero di ore, ma soprattutto trattano solo alcuni argomenti. Quelli più a carattere tecnologico sono sicuramente approfonditi, li vedete, sono gli ultimi due menzionati nella slide, ma si possono insegnare i linguaggi di scrittura, ma non vanno oltre quello. Bisogna trovare un'offerta che sia adeguata a quelle che sono le richieste del mercato e di queste figure create dal FinToken Act nello specifico. Ad oggi in Albania, sul territorio albanese, non esistono corsi di questo tipo. Esistono però delle ottime università che sviluppano corsi in materie di base, che sono quella della Business Administration and Law, Information and Communication Technologies, Engineering. Io qui in questa slide ho inserito solo quelle di nostro rilievo, ovviamente sul territorio albanese ci sono anche tutti gli altri corsi di laurea. E quello che si evince da questo report, ma ancora di più da un recentissimo EU Country Report del 2020 sul territorio albanese, nonostante negli anni passati ci fosse stato un lieve declino anche dell'attendance ai corsi da parte dei giovani albanesi, il processo sta già invertendo la rotta e, come riporta il report dell'Unione Europea, magari ci si è focalizzati inizialmente sulla istruzione primaria e ci sono ancora molte cose da fare nel territorio albanese sull'istruzione secondaria, ma c'è assolutamente l'intenzione di farlo e proprio nei prossimi anni quello che è l'intento delle istituzioni albanesi è quello di avvicinare quanto più possibile l'offerta formativa a quelle che sono le necessità del mondo del lavoro. È significativo, ora questi dati sono di qualche anno fa, ma è significativo vedere come i motivi per i giovani albanesi di emigrazione dal paese sono rappresentati quasi unicamente dalla ricerca di un lavoro migliore, solo in piccola parte di un'istruzione diversa, solo il 6%. Quindi se ne deduce che il motivo principale è proprio questo, tra virgolette, scollamento tra il tipo di competenze che vengono fornite all'università e quello che il mercato del lavoro albanese realmente cerca e offre. Cosa può fare in questo senso il FinToken Act e cosa ha fatto? La creazione di queste nuove figure così altamente specializzate dà un'occasione unica alle istituzioni albanesi, in collaborazione ovviamente con gli istituti europei che già in questo senso hanno maturato competenze di lungo periodo, all'opportunità di inserire, possiamo immaginare all'interno dei corsi di laurea o concorsi post laurea, delle overview dedicate su queste materie e interdisciplinari, come dicevo prima, che possono consentire di creare delle figure già disponibili sul mercato del lavoro per le aziende che vorranno operare nel settore e quindi diminuendo anche il time to market di queste aziende che troveranno già a loro disposizione le risorse qualificate anche ai sensi della legge per poter operare come agenti innovative service provider. Al contempo creerà posti di lavoro più qualificati per i giovani albanesi che quindi saranno più spinti a rimanere nel proprio paese, diminuirà quindi anche il tasso di disoccupazione e in questo modo almeno si metterà un piccolo tassello per inserire l'Albania sempre più stabilmente all'interno della value chain internazionale, aumentando l'attrattività del paese e posizionandolo come leader nel settore dell'innovazione. Proprio per questo il titolo che abbiamo dato a questa slide è Disruption is the new normal. È un po' provocatorio, ma quello che vogliamo significare è che i processi di evoluzione e di ammodernamento di un paese sono processi che si sviluppano nel tempo in maniera graduale. Nel mondo di oggi non è più sufficiente. Bisogna alle volte fare un salto per riuscire a rimettersi in pari, diciamo, con gli altri paesi, ma non solo, per diventare in un settore molto importante come quello che è oggetto di questa legge, dei leader sul piano internazionale. Grazie.
Grazie mille, Avvocato Zucchelli. Adesso penso siamo alla fine. Insieme all'Avvocato Mario Tonucci, Managing Partner di Tonucci & Partners, volevo presentare il nuovo desk di Tonucci & Partners Albania, dedicato proprio alla blockchain and distributed ledger. Oltre agli avvocati Neritan Kalfa ed Ervin Bano con sede a Tirana, il desk si avvarrà della preziosa collaborazione e necessaria e indispensabile collaborazione del professor Alessandro Del Nino e dell'avvocato Massimo Simula, relatori in questo webinar, riconosciuti esperti di livello internazionale. Ovviamente ci sono tutti i dati per contattare il desk via email, via telefono, eccetera. Adesso per i saluti finali passerei la parola all'avvocato Mario Tonucci. Grazie. Allora, grazie a tutti. Direi che abbiamo superato il tempo massimo, ma non ci siamo annoiati. No. La tematica che abbiamo trattato realmente è interessantissima e tutti quanti abbiamo da imparare molto, perché questo è il nostro futuro. Innanzitutto ringrazio le istituzioni albanesi che hanno partecipato, ringrazio l'ambasciata d'Italia e Confindustria che sono stati insieme a noi promotori di questa iniziativa. Devo fare i complimenti a tutti i relatori perché la loro qualità è stata unica, nel senso che io fino ad oggi avevo partecipato a diverse conferenze sul tema, ma mi sembra che gli approfondimenti che noi oggi abbiamo ricevuto sono veramente importanti. Concludo dicendo che è con orgoglio che vedo che l'Albania, ecco, si sta ponendo nell'innovazione all'avanguardia. Pochi ci avrebbero creduto, ma è un paese che sta sviluppando tantissimo e che francamente, ecco, potrà svolgere un ruolo molto importante nel prossimo futuro. Noi come studio, vi abbiamo detto, abbiamo aperto un blockchain desk in Albania, adesso si tratta di dare operatività a tutte le cose che ci siamo detti oggi e di dare un seguito. Certamente questo scambio di informazioni dovrà continuare, ma sono sicuro che porteremo avanti il lavoro con grossa alacrità e soprattutto con grande entusiasmo. Grazie a tutti. Allora, grazie a tutti. Rinnovo anch'io i ringraziamenti per le autorità, i relatori e tutti i partecipanti. Grazie. Possiamo chiudere questo webinar. Chiedo a Daniel se dobbiamo chiudere noi il collegamento o ci pensa lui. Possiamo chiudere anche noi. Grazie. Possiamo chiudere anche noi. Grazie a tutti. Buongiorno. Grazie a tutti. Chiudiamo il webinar, ragazzi. Grazie. Grazie.